Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro sul Super Bonus. Io sono Nicola Furcolo di H Software. Oggi avremo degli ospiti esperti in materia di domotica building automation, perché è questo l'argomento che tratteremo oggi. Prima di entrare nello specifico delle relazioni e prima di presentare i nostri ospiti, chiederei a Chiara di ricordarci come interagire con noi attraverso la chat di YouTube. Ciao Chiara. Ciao Nicola, salve a tutti. Allora, vi ricordo che potete interagire con noi utilizzando la chat di YouTube. Quindi scriveteci domande sul Super Bonus e sarà Nicola stesso a rispondervi in diretta durante il question time, quindi nella seconda parte del webinar. Vi consiglio anche di prepararvi oggi delle domande più tecniche e di carattere progettuale da rivolgere agli esperti che sono con noi oggi e che si occupano, ve lo ricordo, di domotica e building automation. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi come al solito al nostro canale YouTube. Quindi cliccate sull'icona della campanella in modo da ricevere le notifiche e rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video e webinar. Se il video di oggi sarà stato di vostro gradimento, lasciateci un like oppure scrivetecelo nei commenti. Con questo è tutto, io vi lascio al webinar di oggi. A te, Nicola. Grazie, Chiara. Sei stata decisamente più brava di me a spiegare come interagire. La volta scorsa dimenticai di dare la parola a Chiara, ma oggi mi sono fatto perdonare sia da Chiara che dai nostri spettatori. Bene, detto questo, entriamo subito l'argomento di oggi. Ricordiamo che oggi parleremo, come già anticipato, di
domotica e building sistemi di, più in generale, sistemi più precisamente, sistemi di building automation. Avremo con noi, come dicevo prima, degli ospiti esperti in materia. Infatti sarà con noi Alessio Vannuzzi, coordinatore KNX Professionals Italia. Buon pomeriggio Alessio, ciao. Ciao Nicola, grazie dell'invito. Grazie a te Alessio. Inoltre nella seconda parte ci sarà Massimo Valeri, presidente KNX Italia. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio Nicola e grazie. Grazie a voi per essere qui, grazie a voi per aver accolto questo nostro invito. Sono certo che oggi riusciremo a far luce su un argomento molto sentito da parte dei tecnici, ma un po' di tutti i committenti che stanno pensando di accedere al Superbonus oppure che stanno avviando tutta una serie di pratiche. E tra l'altro vogliono considerare anche interventi di building automation. Molto bene, quindi come dicevo prima, Alessio Vannuzzi ci parlerà della norma UNI 15.232, così come vedremo poi questa è stata introdotta proprio nel decreto requisiti minimi, c'è proprio l'obbligo di far riferimento a questa normativa. Alessio ci spiegherà un po' questa normativa e vedremo anche quali sono gli interventi agevolabili, mentre nella seconda parte Massimiliano ci parlerà, ci farà degli esempi pratici di sistemi di building automation in classe B o superiore. A questo punto inizio io con una presentazione molto veloce di quello che è di quelli che sono gli interventi agevolabili con Superbonus. Ok, chiederei alla regia se possiamo condividere il mio schermo. Benissimo. Ecco, quindi parleremo di building automation. Vi ho fatto già un'anticipazione di ciò che vedremo. La speranza è di non fare questa fine, quindi cercherò già io di essere rapido, breve e conciso, e poi entreremo nel vivo degli argomenti insieme ai nostri esperti. Attenzione, nella parte finale, come già ci anticipava Chiara, avremo un question time. Potrete fare tutte le domande già durante il corso delle presentazioni, utilizzate la chat di YouTube, utilizzate anche Facebook, la nostra regia raccoglierà le eventuali domande e Chiara ce le leggerà alla fine, faremo una sorta di tavola rotonda dove proveremo a dare una risposta ai vostri quesiti. Molto rapidamente, io utilizzo questa slide in genere per fare un punto su quelli che sono gli interventi agevolabili. Ricordiamoci che abbiamo due tipologie, queste stiamo parlando di super bonus, quindi super bonus agevolazione del 110%, abbiamo le due tipologie di interventi principali, quindi quelli energetici e quelli antisismici, abbiamo gli interventi trainanti e quelli trainati. I trainanti sono quelli necessari per accedere al beneficio del 110, i trainati sono quelli che possono godere del maggior maggiore vantaggio, quindi da soli non potrebbero accedere al super bonus, ma grazie appunto al traino effettuato dai trainanti sono anch'essi trainati nel super bonus. Quindi ricordiamoci rapidamente che i trainanti sono l'isolamento termico e la sostituzione degli impianti. Questi trainano gli interventi di cui al comma 2. Interventi di cui al comma 2 ci sono tutti gli interventi agevolabili, chiamiamoli così, ai sensi dell'eco bonus. Tra questi interventi sono previsti, quindi tra quelli del comma 2, sono previsti anche gli interventi di building automation, quindi quelli che generalmente, volgarmente, chiamiamo interventi di domotica, sono interventi di building automation trainati di cui al comma 2 dell'articolo 119 del DL 34/2020, successive modifiche e integrazioni. Quindi abbiamo fatto un po' una panoramica, poi qui ci sono tutti gli altri interventi, ma oggi ci concentriamo sul C2,2, Building Automation. Chi introduce storicamente questo tipo di detrazione? In realtà è la legge di stabilità per il 2016, la legge del 28 dicembre 2015, la numero 208, che introduce un nuovo tipo di agevolazione, in particolare le detrazioni fiscali ecobonus previste per l'ecobonus previste per gli interventi di riqualificazione energetica,
previsti dall'articolo 14 del DL 63, in buona sostanza, sono gli interventi previsti dalla legge 296 del 2006. Quindi queste detrazioni, se prima erano 55-65, quindi detrazioni del 65%, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, produzione di ACS, climatizzazione delle unità abitative, volte ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici. Dunque, questi dispositivi, afferma la legge stessa, devono mostrare attraverso canali multimediali quelli che sono i consumi energetici, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione, devono consentire anche una programmazione settimanale, quindi l'accensione e lo spegnimento. Quindi questa legge ci consente di accedere al beneficio del 65% per questa tipologia di dispositivi, quindi dispositivi di building automation. Poi cosa accade? Attenzione, già qui vediamo che non c'era nessun limite di spesa. Il 6 agosto viene pubblicato sul sito del MISE il DM 6 agosto 2020, denominato dal ministro, allora ministro Patuanelli, decreto requisiti ecobonus. In realtà questo decreto, che va a definire tutta una serie di questioni legate agli interventi che possono godere dell'eco bonus, non soltanto il super eco bonus al 110, ma tutti gli interventi che godono dei benefici fiscali di tipo energetico, quindi eco bonus, va a definire una serie di questioni. In realtà la tabella 1 all'allegato B ci riporta un po' tutte le agevolazioni fiscali di tipo eco, e ci riporta poi la definizione dell'intervento, il riferimento normativo e i massimali di spesa e o detrazione. In questo caso, questo decreto, che viene pubblicato poi in Gazzetta soltanto il 15 ottobre, se non ricordo male, del 2020, introduce un tetto di spesa alla detrazione massima ammissibile per gli impianti di building automation. E in particolare, come vediamo qui, il riferimento normativo l'abbiamo visto, il comma 88, articolo 1 della legge 208 del 2015, i sistemi di building automation, il riferimento all'articolo 2, comma 1 del DM requisiti eco bonus, dove individua quelli che sono gli interventi agevolabili, è la lettera E, e vediamo che viene introdotta una detrazione massima ammissibile di 15.000 euro. Il che vuol dire che in ambito ecobonus 110, super ecobonus, l'importo massimo di spesa sarà 15.000 diviso 1,10, quindi avremo 13.000 e qualcosa. In ambito invece ecobonus avremo 15.000 diviso 0,65, quindi sarà un numero superiore a 15.000. Quindi ricordiamoci che il tetto di spesa è variabile in funzione dell'aliquota di detrazione applicabile, mentre resta fissa la detrazione massima ammissibile. Qual è il numero di anni su cui ripartire la detrazione? In linea di principio è 10 anni, se invece diventa un intervento trainato dal superbonus, segue quelle che sono, se è un intervento trainato, quindi segue quelle le classiche regole per il superbonus, altrimenti 10 anni, 65%. Quindi è un trainato energetico, l'abbiamo visto prima, di cui al comma 2 del superbonus 110. Ora, quali sono i requisiti? Rapidamente, qui non ruberò troppo tempo, prima vi ho parlato della norma 15.232, di cui ci parlerà tra poco Alessio. Rapidamente, l'allegato A del decreto requisiti ecobonus, al punto 11, definisce quelli che sono i requisiti degli interventi di installazione di sistemi di building automation. In particolare prevede che nel caso di sistemi di building automation installati nelle unità abitative, attenzione, congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione, l'asseverazione specifica che questa tecnologia afferisce ad almeno la classe B della norma UNI N 15.232,
e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di ACS o climatizzazione estiva, ovviamente, in maniera idonea a, l'abbiamo visto prima, mostrare i consumi energetici, le condizioni di funzionamento e programmare l'accensione, lo spegnimento settimanalmente. Attenzione, un'altra cosa importante. Questa asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore, dell'installatore, quando gli impianti cui si riferiscono hanno una potenza utile inferiore a 100 kW. Quindi questi sono i requisiti stabiliti dal decreto requisiti Ecobonus. Facciamo un riepilogo molto veloce, questa è una scheda tra l'altro tratta dall'Enea, c'è un approfondimento dell'Enea, qui ho messo anche la fonte, quindi volendo riassumere al massimo chi può accedere al beneficio, tutti i contribuenti che sostengono la spesa possiedono un diritto reale, quindi proprietà, il possesso, ora non entro nello specifico, le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, qui parliamo di super eco bonus, quindi 110%, e tra l'altro possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per quali edifici devono essere esistenti, quindi devono essere accatastati oppure deve esistere una richiesta di accatastamento in corso, residenziali dotati di impianto di climatizzazione, quindi quelli che sono i requisiti classici dell'eco bonus, qual è l'entità del beneficio, quindi è una detrazione sia IRPEF che IRES, perché abbiamo detto tutti i contribuenti, quindi non soltanto le persone fisiche, ma anche eventuali società, 65%. Qual è il limite? Lo abbiamo detto prima. Se è prima del 6, ecco, un errore che avevo fatto, ho detto 15 ottobre, forse il 5 ottobre, quindi errata corrige a quanto detto precedentemente. Se è antecedente il 6 ottobre, quindi il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre, ricordavo il 15 in maniera erronea, quindi il 5 ottobre. Se i lavori sono antecedenti al 6 ottobre, non ci sono limiti alla spesa ammissibile. Se invece i lavori sono successivi a questa data, il limite di detrazione è pari a 15.000 euro. Ricordiamocelo, la detrazione è 15.000 euro. Ok. Voglio verificare una cosa, sì, detrazione 15.000, ok, e qui poi c'è una slide di riepilogo di quello che ci siamo detti, tratta appunto dal portale Enea, quindi da una FAQ, da un documento di sintesi e di approfondimento dell'Enea sui sistemi di building automation per il Superbonus. Detto questo, io ho terminato con la mia relazione. Ok, e a questo punto chiamo Alessio Vannuzzi. Sì. Eccoti Alessio, ti vedo perfettamente. Quindi sì. Alessio, puoi già condividere il tuo schermo, vediamo se la regia mi dà conferma. Ci abbiamo il tuo schermo Alessio, quindi lascio a te la parola. Alessio, ci parlerai della norma UNIEN 15.232 di cui abbiamo parlato poc'anzi, e gli interventi di building automation agevolabili. Grazie Alessio, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora sì, come dice il titolo, io introdurrò appunto la norma UNIEN 15.232 e rispetto anche a quanto ha fatto già vedere Nicola, entrerò un po' più nel merito per quanto riguarda l'intervento trainato denominato building automation e in realtà non solo quello, perché vedremo è possibile andare a inserire, diciamo, sistemi di building anche volendo in altri tipi di interventi sempre legati all'eco bonus e al super eco bonus. Allora, per cominciare, vi ruberò pochissimi secondi, però è doveroso, presento un attimo chi è KNX Italia e chi è KNX Professionals. Io, come diceva Nicola, sono il coordinatore di KNX Professionals Italia, che rappresenta, poi vi farò vedere tra poco qualche faccia, diciamo il gruppo dei system integrator legati al mondo KNX italiani, ma siamo comunque parte e siamo in seno all'associazione KNX Italia, che rappresenta da più di 20 anni l'associazione internazionale KNX,
che ha sede a Bruxelles, che in Italia, appunto, come vedete, è rappresentata dai produttori e da tutta una serie di realtà che fanno parte e lavorano nel mondo italiano. Appunto, siamo più di 20 anni e bene o male stiamo crescendo molto, ricopriamo un po' tutto quello che è il mondo dell'impiantistica elettrica e anche dell'impiantistica in parte termica e meccanica. KNX, per chi non lo conosce, è uno standard mondiale per l'automazione degli edifici ed è uno standard, al pari anche di altri, che permette la gestione, il controllo e la regolazione praticamente di tutte le tipologie di impianti presenti negli edifici, sia quelli residenziali che quelli non residenziali. Come una volta quando io ho iniziato a fare domotica, si diceva che con la domotica fra un po' si faceva anche il caffè, senza fare i nomi e cognomi di prodotti e produttori, avete visto che ora si riesce a fare veramente anche il caffè con la domotica, quindi per farvi capire che veramente con lo standard KNX si può arrivare a gestire e a controllare veramente di tutto, direttamente o indirettamente, però si può arrivare a gestire veramente di tutto. KNX Professionals, anche qui ho preferito mettere questa foto perché normalmente siamo quelli che nel mondo del KNX ci mettiamo la faccia, ovvero siamo i professionisti, siamo i system integrator, siamo gli installatori che magari vi ritrovate in cantiere, in casa a realizzare il vostro sistema e appunto rappresentiamo, diciamo, la forza sul campo dello standard KNX. Diciamo, siamo tutti professionisti che hanno investito nel tempo informazione continua e tuttora investono in formazione continua e informazione continua, perché abbiamo creato apposta questo network anche per fare uno scambio e condivisione di informazioni e di esperienze tra di noi nella ricerca di cercare di crescere sempre di più sia professionalmente che anche umanamente tra di noi. Ecco, non vi rubo altro tempo, entriamo nell'argomento del mio intervento. Allora, per chi non la conosce, prima vi faccio un'introduzione sulla norma UNE N 15232 e poi andiamo a vedere come questa si localizza all'interno degli interventi ecobonus e super ecobonus, e vedremo, ma non era argomento del tema oggi, ma comunque ve ne parlerò anche in altri ambiti legati al mondo legislativo italiano. Allora, la norma UNE N 15232 è un'emanazione, è un recepimento italiano della norma europea EN 15232. Questa norma è una norma che è nata circa una decina di anni fa a seguito di quelle che sono state storicamente le varie direttive europee sull'efficienza energetica degli edifici, che come sapete sono in realtà scritte in politichese, ma poi hanno un effetto tecnico attuativo attraverso delle norme tecniche, e la N15232 è la norma che è stata pubblicata a livello europeo per occuparsi di quello che è il contributo a livello energetico della presenza o meno dell'automazione all'interno degli edifici. Lancio subito un sassolino dicendo che è una norma di sistema, e questa cosa me la sentirete dire più volte probabilmente, specificare più volte, perché è un concetto basilare per capire e analizzare questa norma. È una norma di sistema e non è una norma di prodotto, quindi analizzerà il sistema impiantistico dell'edificio e non i prodotti che sono presenti nell'edificio. Okay? Da dove nasce questa norma? Appunto dal concetto di efficienza energetica, che con le direttive europee da ormai da tempo è stato introdotto nelle politiche edilizie comunitarie, e si basa fondamentalmente sul concetto che l'efficienza energetica si può raggiungere in tanti modi, che abbiamo cercato di raggiungerla in tanti modi in questi anni, prima di tutto partendo magari dall'efficientamento dei materiali che utilizzavamo, da per esempio in ambito impiantistico dall'utilizzo di lampade piuttosto che incandescenza a LED a basso consumo e così via. Però una cosa che non abbiamo mai risolto nel tempo e che invece sarebbe ottimale, ma che purtroppo spesso non è che tantissima efficienza la si otterrebbe semplicemente avendo noi persone un comportamento proattivo all'interno dei nostri edifici, delle nostre case. Spesso e volentieri questo comportamento non c'è, allora qui possono dare un contributo importante i sistemi di automazione. Perché? Perché l'esempio classico che faccio sempre: se io sono in un ufficio, sono in un'aula, sono in una sala convegni e in posa pranzo, alla pausa, escono fuori 100 persone, rimane tutto acceso all'interno, ma per mezz'ora non c'è nessuno,
spesso e volentieri quello è uno spreco, no? Ovviamente. Se invece ci fosse un sistema che, grazie al fatto che magari perché c'hai i sensori dell'allarme, oppure c'hai dei sensori di presenza e movimento in generale, eccetera, eccetera, è in grado di darmi l'informazione se c'è nessuno nell'ambiente, io potrei per esempio spegnere le luci, abbassare il set point del sistema di termoregolazione e così via. E poi, all'arrivo delle nuove persone, riattivare il sistema per come era prima. Questo, ecco, per farvi capire cosa intendo in ottimizzazione del comportamento e di una formazione di un sistema. Lo scopo della norma e anche della direttiva europea, in realtà, il PBD, che più volte è stata rinnovata e appunto ha spinto sempre di più verso l'integrazione impiantistica, ovviamente è quella di ottenere un sistema impiantistico integrato in tutte le sue parti. Integrato si intende che nelle varie sue componentistiche avviene tra i vari sistemi uno scambio di informazioni. Perché? Perché avendo questo scambio di informazioni si può andare a ottimizzare, a migliorare il comportamento dei vari sistemi, anzi creare delle logiche di funzionamento e di utilizzo ancora più fini e ancora più efficienti. Partendo da questo concetto, la norma analizza il sistema, permette di analizzare la composizione del sistema impiantistico degli edifici e di definire per questo sistema impiantistico una classificazione che si fa in quattro voci, lettera A, lettera B, lettera C e lettera D, dove, parto dalla meno efficiente, per lettera D si intende un sistema impiantistico dove non è presente nessun tipo di automazione, grazie a Dio in ambito residenziale è sempre più raro, se non dico rarissimo, avere un sistema in classe D, mentre per esempio in ambito non residenziale ancora esistono moltissimi casi. Penso per esempio alle scuole, dove spesso e volentieri ci sono ancora sistemi di termoregolazione in cui viene accesa on tutto il sistema la mattina e viene rispento la sera off tutto l'impianto, senza minimamente tener conto di nessun tipo di automazione per la sua gestione. Gli impianti in classe C invece sono impianti dove è presente più o meno un sistema di automazione, almeno per piccole funzionalità, anche se non integrato. Faccio l'esempio classico, il termostato in casa permette di fare un'automazione, no? Perché io imposto un set point, questo set point, se è più alto o più basso rispetto alla temperatura misurata, fa sì che il riscaldamento parta o non parta in automatico. Quindi realizzo un'automazione che però è stand alone, quindi è fine a se stessa rispetto all'esclusivo funzionamento dell'impianto termico. Gli impianti di classe B e classe A invece sono sistemi impiantistici in cui c'è non solo integrazione tra i vari sistemi, ma tra la classe B e la classe A, diciamo, la differenza è che questa integrazione è più o meno fine e più o meno raffinata rispetto l'una all'altra. L'esempio classico: io posso controllare in automatico un sistema di illuminazione, spegnerlo, accenderlo a seconda della presenza o movimento, o anche per esempio rispetto ad una soglia di lux che voglio in un ambiente, e magari accenderla e spegnerla totalmente a seconda delle condizioni. Ma io la stessa luce la potrei non solo spegnere e accendere rispetto alle condizioni, ma la potrei regolare a livello di intensità a seconda dei lux che io voglio e del contributo esterno che io ottengo in quel momento, e quindi mandare la lampada al 30%, al 50%, al 60%, al 70%, al 100%, a seconda di quanto è in tempo reale il contributo dell'illuminazione esterna rispetto a quella che voglio. Ecco, per esempio, questa è una differenza che probabilmente farebbe sì che un sistema di illuminazione fosse in classe B e un sistema che fosse in classe A, ovviamente il secondo, quello in cui controllo la percentuale. Questo per farvi capire cosa è la differenza tra classe A e classe B a livello di finezza di controllo. Cosa fa la norma? La norma, essendo una norma che valuta a livello energetico le condizioni, i comportamenti di un sistema impiantistico, di certo non va a valutare quei sistemi impiantistici che, diciamo, o non hanno un consumo energetico elevato o comunque non hanno una rilevanza sul comportamento e di conseguenza il consumo dell'energia all'interno dell'edificio. Quindi va semplicemente a controllare, semplicemente per modo di dire, controllare il sistema di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, condizionamento, illuminazione e il controllo delle schermature solari. A questo aggiunge il fatto che nei sistemi in classe A e in classe B sono previsti, per esempio, sistemi di misurazione dell'energia, quindi del metering, e sono previsti dei sistemi cosiddetti TBM, ovvero Technical Building Management, per la gestione, per la gestione globale e tecnica del sistema impiantistico.
Ma come fa la norma a come fa la norma a permetterci di determinare in che classe è il nostro sistema impiantistico? Lo fa ad oggi con una maniera abbastanza brutale, lasciatemelo dire, però ancora oggi è così, attraverso delle tabelle, tipo quella che vedete ora in questo momento nello schermo, in cui per ogni tipo di funzionalità, qui per esempio la macro funzione è il controllo del riscaldamento, viene a sua volta questa macro funzione sotto, diciamo, suddivisa in sotto macro funzioni, quindi in questo caso, come vedete, c'è il controllo della generazione, il controllo della temperatura dell'acqua nella rete di distribuzione, mandata e ritorno, c'è il controllo delle pompe di distribuzione e così via. E di ogni questa sottofunzione vengono elencate tutta una serie di casistiche che riguardano, diciamo, la modalità di realizzazione di quel tipo di sottofunzione. A seconda di qual è, diciamo, la modalità con cui il mio sistema è stato realizzato, io vado a mettere una X nelle varie caselline grigie che vedete, sia esse nel caso residenziale, sia esse nel caso non residenziale. Io faccio questo per tutti i sistemi impiantistici del mio edificio e del mio impianto, del mio sistema impiantistico, e alla fine brutalmente prendo un righello e controllo quale colonna ha le X in tutte le voci, mi sposto in quella successiva e controllo che anche quella colonna abbia le X in tutte le voci, mi sposto ancora se ho tutte le X alla colonna successiva, fino a che non trovo una colonna in cui non ho le X in tutte le voci che riguardano il mio sistema. Quando trovo quella colonna, la classe del riferimento del mio sistema è la colonna precedente. Questo vuol dire, faccio un esempio, visto che sicuramente ci sono dei progettisti che stanno ascoltando, che se io spingo in classe A, faccio l'esempio il riscaldamento, ma rimango in classe C per quello che è il condizionamento, globalmente il mio sistema impiantistico è in classe C. Quindi, tradotto, meglio spingere tutti in classe B piuttosto che avere sistemi in classe A e sistemi in classe C, perché la norma è diciamo punitiva, quindi mi dice: bene, mi dispiace, non hai portato l'intero sistema in classe A o in classe B, ma hai lasciato delle parti in classe C, quindi per me globalmente il sistema è in classe C. Ma da progettista la norma fa anche una cosa bellissima. Se io sono ancora in fase di progettazione o realizzazione del sistema, la norma mi dà almeno 30-40 pagine, forse anche più, di schemi tipo quello che vedete in figura ora, dove mi dà schemi logici e relativa spiegazione e illustrazione di come posso fare io a realizzare funzioni in una determinata classe per ogni sottosistema. Per esempio, prima abbiamo visto, torno un attimo indietro, controllo del riscaldamento. All'interno delle varie voci del controllo di riscaldamento c'è una sottovoce che si chiama controllo di emissione, ovvero la parte del riscaldamento che si occupa dell'emissione in ambiente del nostro calore. Bene, se io progettista voglio realizzare un sistema di emissione che in quella tabella sicuramente mi permetta di andare a depennare la spunta nella classe A, e lo capite dal nome della funzione che si chiama F3A, vuol dire che la lettera di riferimento per questa funzione è la lettera A, io basta che, tra virgolette, in ambiente vado a mettere, come questa immagine, una sonda di temperatura, un regolatore collegato ad una valvola motorizzata di zona, un sensore di presenza, un'interfaccia binaria collegata a un contatto magnetico e, diciamo, non obbligatoriamente, è un supervisore che gestisce il tutto. Tenete presente che qui ovviamente non parla né di marche, né di modelli, né di sistemi. Come vedete è soltanto previsto che tra i vari oggetti che ho elencato ci sia una comunicazione bidirezionale attraverso un sistema bus. Ma per esempio il sensore di presenza potrebbe essere un sensore dell'allarme, così come il contatto magnetico potrebbe essere un sensore derivante da un sistema di allarme, mentre per esempio il regolatore termico e il sensore di temperatura potrebbero essere il termostato e l'attuatore valvole appartenenti al sistema di termoregolazione, ok? E come vi dicevo, la norma vi dà anche la spiegazione, cioè dello schema che vi ho fatto vedere ora, vi dice cosa sono i vari componenti, a che cosa servono e qual è il funzionamento di quello schema logico.
che, detto ora, tolgo per un attimo la giacchetta da progettista e metto la giacchetta da system integrator, vuol dire che quel funzionamento descritto in basso sarà la programmazione che io devo realizzare e mettere in campo sui dispositivi presenti in quell'ambiente, che devono funzionare precisamente come è descritto in questa tabella per rispettare la classe A. Ma la norma fa anche un'altra cosa, quindi fa, ci dice in che classe siamo, ci dice come progettare e realizzare i nostri sistemi secondo la norma, ma ci dice anche, ci dà una stima e ci dice anche quant'è il risparmio energetico che possiamo ottenere a seconda della classe in cui siamo rispetto alla norma. Come lo fa? Lo fa attraverso due metodi denominati metodo diretto e metodo debug factor. Normalmente, visto che spesso e volentieri questa informazione ci viene chiesta prima di realizzare il sistema, viene utilizzato il metodo debug factor, perché è un metodo tabellare derivante da tutta una serie di esperimenti, test, prove sul campo, che hanno portato alla determinazione di questi fattori di calcolo e questi fattori di moltiplicazione o percentuali che ci dicono quant'è il risparmio rispetto a una situazione piuttosto che un'altra, mentre il metodo diretto è un metodo analitico che ci permetterebbe, una volta realizzato il sistema, di effettivamente calcolare i benefici che stiamo ottenendo dal sistema. Tenete conto che per chi ha applicato il metodo diretto, spesso e volentieri addirittura si sono trovati dei risultati di risparmio notevolmente superiori a quelli che ci si aspettava. Ma questo non vi dovrebbe sorprendere, perché una cosa bizzarra che accade quando c'è di mezzo un sistema di automazione o di domotica, volete chiamatelo come volete, è che si innesca nella mente delle persone un comportamento tra virgolette atipico, cioè faccio un esempio: il dipendente di azienda che prima non spegneva le luci e le lasciava accese, ma tanto chi se ne frega, paga il mio capo, una volta che sa che c'è un sistema che se non le spegne lui, gliele spegne in automatico il sistema dopo 15 minuti, diciamo che lo fa sentire a disagio, e quindi spesso e volentieri tenderà a anticipare addirittura il sistema di automazione nello spegnere le luci, e quindi addirittura ottenere un risparmio energetico ancora superiore rispetto a quello che si otterrebbe con il semplice automatismo. Quindi è un comportamento mentale atipico, però vi posso assicurare che da calcoli poi analitici è veramente venuto fuori anche questo tipo di comportamento. Tanto per farsi capire e per darvi qualche numero, quando si parla di risparmio, le tabelle che vedete sono tabelle prese direttamente dalla norma. Per esempio, se io ho un sistema in classe B o in classe A all'interno di uffici, per quanto riguarda il riscaldamento e il raffrescamento degli uffici, se io ho un sistema in classe D, preso come riferimento e quindi 100%, io ottengo dei risparmi che vanno dell'ordine del 47 e del 54%. Vi faccio notare una cosa per farvi capire, no? Siccome nel contesto non residenziale il risparmio energetico vuol dire soldi risparmiati per quanto riguarda l'azienda o comunque per quanto riguarda la struttura che la gestisce, questa tabella, per esempio, evidenzia il motivo per cui, per esempio, negli alberghi, già da tempo, e forse uno dei primi settori che più massicciamente ha utilizzato e utilizza i sistemi di automazione per la gestione degli edifici, non a caso negli alberghi, negli hotel, si raggiungono livelli di risparmio dell'ordine del 35-48%, che, capite bene, sono migliaia di euro all'anno per una struttura ricettiva. Negli ospedali, dove spesso e volentieri ci si lamenta che non ci sono condizioni ambientali ottime, ma spesso e volentieri ci sono degli sprechi pazzeschi di energia, ecco, avere un sistema di automazione potrebbe portare al 27-33% di risparmio. Così nelle scuole e così via. Idem se andiamo sull'energia elettrica, sempre nel non residenziale, anche qui uguale, si parla di risparmi dell'ordine del 20, 30, 40, a seconda del tipo di struttura e a seconda del tipo di utilizzo che fa dell'energia elettrica. Ma se per esempio, visto che oggi qui stiamo a parlare di 110% e quindi ci interessa particolarmente il mondo residenziale, ecco, se io faccio un'abitazione in classe B, partendo dal presupposto che ormai le abitazioni sono quasi tutte in classe C, capite bene che io riesco comunque a portare a livello energetico un ulteriore risparmio
del mediamente dell'11-12%. Addirittura se vado in classe A, questa percentuale diventa dell'ordine del 17-18%. Ora, magari non mi cambierà la vita, boh, non lo so, però a me mi sembra comunque una percentuale molto interessante. Faccio una premessa, attenzione, che non venga preso un intervento di building automation o in generale un sistema domotico che non venga scambiato per un sistema che debba esclusivamente portarci a del risparmio energetico, perché sicuramente uno dei suoi obiettivi è uno dei suoi, diciamo, obiettivi finali, però è un sistema che oltre a portare benefici a livello energetico, in realtà sono anche sistemi che vanno a aumentare notevolmente il comfort, notevolmente la sicurezza e quindi non solo il fattore energetico. Certo che avere comunque un fattore energetico, un risparmio dell'11-15% non è poco, ok? Allora, ricordatevi questa tabella, classe B, circa un risparmio dell'11-12%. Perché vi ho fatto fermare su quella tabella? Perché, come ha detto Nicola, con già l'ecobonus, ma ulteriormente con il super ecobonus, già quando era al 65 era stato introdotto 4-5 anni fa, con il 110 diciamo che è stato potenziato tecnicamente, c'è l'intervento di building automation. Il decreto del 6 agosto, che poi è stato pubblicato, come ha detto giustamente Nicola, il 5 di ottobre in Gazzetta, introduce, elenca i vari interventi e ovviamente, come tutti gli interventi che riguardano l'ecobonus, alla lettera F, propone l'intervento di building automation. Qui vado veloce perché ha già fatto vedere delle cose interessanti Nicola, però era solo per darvi ancora dei riferimenti rispetto a quello che è il decreto e i vari interventi. Nell'intervento di building automation si va poi alla fine all'allegato A e qui c'è la vera novità. È stato interessante vedere quello mi era sfuggito forse nel vademecum dell'Enea, quella tabella, non ci avevo fatto caso. È importante ricordarsi che in realtà l'intervento di building automation era già presente nell'ecobonus, ma con il decreto di agosto è stato, tra virgolette, potenziato andando ad inserire quella che è la norma EN15232. Io dico potenziato perché secondo me ha potenziato a livello tecnico un intervento che invece ancora non aveva raggiunto la sua maturità tecnica nella forma in cui era stato proposto. Quindi finalmente c'è un riferimento normativo e c'è un riferimento normativo nel senso che continuano ad essere previste tutte le funzionalità che erano previste già nel precedente ecobonus, quindi come diceva Nicola, il mostrare attraverso i canali multimediali i consumi, la gestione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e il controllo e l'accensione di questo attraverso appunto cronoprogrammazioni eccetera, ma lo rende, torno un attimo indietro, lo rende che sia afferito alla classe B della 15232. Vi ricordo, apro parentesi, poi ne parliamo un attimino al volo in fondo, vi ricordo che questa norma in realtà era già stata inserita come norma di riferimento nel decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015, non tanto per gli edifici residenziali, come è il caso del 110, ma per gli edifici non residenziali. Quindi attenzione, lo dico a tutti i progettisti, attenzione, perché dal 2015 è obbligatorio per tutti i nuovi edifici non residenziali realizzare un sistema impiantistico in classe B, secondo la 15232. Poi alla fine ci torniamo, se ho tempo. Come ha fatto vedere Nicola, c'è la tabella B degli interventi e per la building automation l'intervento è detraibile al massimo per 15.000 euro, ovviamente a seconda se faccio l'ecobonus o il super ecobonus, la detrazione è del 65 o del 110. Ecco, attenzione, prima si parlava di asseverazione. L'asseverazione banalmente fino a 100 kW può essere fatta dall'installatore, dove l'installatore può tranquillamente, teoricamente, dichiarare attraverso una scheda tipo quella che vedete nello schermo il tipo di intervento, da che classe partiva il sistema impiantistico, a che classe secondo la 15.2 afferisce l'intervento fatto e quanto ha speso eccetera eccetera. Faccio una premessa, l'intervento di building automation nel decreto non richiama completamente la norma, cosa mi spiego meglio,
riguarda soltanto l'intervento di gestione e controllo del riscaldamento, gestione e controllo del raffrescamento o la gestione e controllo dell'acqua calda sanitaria, la misurazione dei consumi e la gestione e controllo di tutto ciò da sistemi multimediali. Perché faccio questa precisazione? Perché, per esempio, l'intervento di Building Automation non riguarda la gestione delle illuminazioni, non riguarda la gestione delle schermature solari, perlomeno nell'accezione di intervento di Building Automation, poi vi spiego perché, e così via. Cosa vuol dire? Che vuol dire che io non devo andare a prendere in toto la norma, ma devo far sì che per le funzionalità che mi vengono richieste nel Super Ecobonus, queste rispettino la classe B. Quindi andrò a prendermi la scheda del riscaldamento, la scheda del raffrescamento, la scheda della misurazione, e di quelle tre guardo quale funzionalità è in classe B. Ok? Quindi attenzione, perché questo è stato anche un po' di dibattito all'inizio sull'intervento, perché non era chiarissimo. Io non devo andare a valutare in toto il sistema impiantistico dell'abitazione, perché ci saranno delle funzionalità che non sono richiamate nel 110. Nell'allegato I, che è l'allegato famosissimo ormai per tutti, dove vengono specificati, diciamo, i costi degli interventi, per la Building Automation viene specificata una spesa massima ammissibile di 50 euro al metro quadro, IVA esclusa, e prestazioni professionali ed opere complementari escluse. Probabilmente dirò una cosa che avete già sentito dire tantissime volte: l'allegato I è una scelta utilizzarlo, cioè io posso utilizzare l'allegato I, ma posso utilizzare anche i prezziari dei, posso utilizzare dei prezziari provinciali, posso fare un'analisi di costo dell'intervento. Perché vi dico questo? Perché, per esempio, ad oggi, purtroppo, ahimè, se io vado nel prezziario dei, non sono presenti voci legati agli interventi di Building Automation. Sotto questo punto di vista, vi do un aggiornamento in anteprima, purtroppo se ne parlerà penso in autunno-inverno, però, ecco, KNX Italia e i KNX Professionals collaboreranno nei prossimi mesi con il DEI proprio per andare a, diciamo, riempire questo vuoto dei prezziari, in modo che sia molto più facile per progettisti e tecnici realizzare delle voci di capitolato e delle voci di computo attraverso delle voci presenti nel prezziario DEI, e quindi semplificarci di molto la vita e l'analisi anche di questo tipo di interventi. Quindi, ecco, ve lo dico, ovviamente ribadisco, non sarà una cosa nell'arco di qualche settimana, ma si parlerà di autunno-inverno, però ecco, da qui alla fine dell'anno probabilmente vedranno la luce queste voci nel prezziario DEI. Attenzione, perché, come vi dicevo, non è detto che io possa andare a fare della cosiddetta Building Automation soltanto attraverso l'intervento trainato Building Automation. È un gioco di parole, scusate. Perché? Perché, per esempio, con la legge di bilancio 2021 sono stati introdotti anche, per esempio, gli interventi legati alle barriere architettoniche agli over 65. Negli interventi legati alle barriere architettoniche over 65 io posso andare a fare tutte quelle opere che permettono di migliorare la qualità della vita e la funzionalità del sistema impiantistico, del sistema, diciamo, edificio, per le persone con disabilità over 65. Bene, anche gli interventi legati alla automazione, quindi alla domotica, sono ritenuti interventi che permettono un abbattimento di barriere architettoniche. Quindi anche lì ho la mia detrazione massima a cui posso attingere, e in quella detrazione massima, se per esempio a contorno anche dell'intervento trainato di Building Automation io voglio andare a integrare ulteriori funzionalità e sistemi impiantistici che permettono ulteriormente di andare a migliorare il sistema di Building Automation, magari per quelle funzionalità accessorie posso andare ad attingere, se rientro ovviamente nella casistica delle barriere architettoniche over 65, posso andare ad attingere a quelle che sono appunto questa detrazione massima. Idem è per l'intervento denominato di schermature solari, che se andate a leggervi la definizione che viene data dell'intervento di schermature solari, troverete a un certo punto che tra le varie cose che posso andare a detrarre
ci sono la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature. Tradotto, abbiamo visto che la 15232 c'ha addirittura proprio un capitolo specifico legato alle schermature solari. Perché? Perché per esempio attraverso le schermature solari io posso fare effettivamente efficienza energetica. Quindi per esempio in automatico, a seconda della posizione del sole, posso andare a abbassare, alzare, a seconda se sono inverno o estate, alzare e abbassare le mie schermature solari per far sì che il sole mi dia o non mi dia un contributo termico al mio ambiente. Perché se è in inverno mi fa comodo che prima di tutto intervenga il sole, se posso scaldare un po' l'ambiente attraverso la schermatura, e d'estate magari è meglio coprire un po' le finestre e far sì che il sole non entri nell'ambiente piuttosto che accendere il condizionatore e quindi consumare energia per raffreddare l'ambiente. Bene, anche qui posso andare a prevedere in questo intervento dei dispositivi e tutto ciò che serve per gestire e automatizzare le schermature, ma magari anche qui nell'ottica di un sistema in cui è già presente per esempio l'intervento di building automation, andare ad integrare i due interventi per far sì che in realtà risulti un intervento unico. Oppure faccio un altro esempio, mi è stato chiesto proprio questa mattina, intervento di 110%, intervento di building automation, ma intervento anche di fotovoltaico. Il termotecnico che sta curando la pratica mi ha chiesto, ma io posso poi dalla pagina e dalla app multimediale col quale viene gestito tutto ciò che gestisce l'intervento di building, oltre che vedere i consumi, magari vedere anche la produzione dell'impianto fotovoltaico? Ovviamente la risposta è sì, perché in ottica di integrazione impiantistica io posso, se dialogo con il progettista che sta facendo il fotovoltaico, prevedere comunque che ci sia un dialogo tra le due parti impiantistiche e magari con l'occasione sfruttare l'interfaccia dell'intervento di building automation per far vedere anche, per esempio, quanto sta producendo il fotovoltaico. E da lì, io lo dico sempre, il lavoro del system integrator è un lavoro di fantasia, scatenate all'inferno, si possono realizzare logiche di funzionamento, di ottimizzazione dei consumi, di gestione, di automazione, che magari mettono insieme le informazioni sia derivanti dal sistema di termoregolazione che derivanti dal sistema di produzione di energia solare. Io ho finito il mio intervento, ma finisco ricordandovi a cappello questa cosa. Attenzione, visto che sicuramente siete dei progettisti e vi occupate di edilizia sia residenziale che non residenziale, attenzione perché quello che abbiamo visto legato alla norma EN15232 e tutta la sua classificazione è sì stata messa all'interno del super ecobonus nell'intervento trainato, ma è già presente come obbligo nel decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015, come obbligo, qui invece è come sistema impiantistico globale, quindi qui veramente vado a classificare l'intero sistema impiantistico dell'edificio, deve essere almeno in classe B, in tutti i nuovi edifici non residenziali o ristrutturati in maniera pesante, ovvero in maniera di in ristrutturazione di primo livello dal 2015 in poi, ho l'obbligo di classe B secondo la norma, almeno classe B secondo la norma UNEN 15232. Bene, io ho finito, grazie di mille, la parola a te Nicola. Bene Alessio, davvero complimenti per il tuo intervento, hai fatto una serie di considerazioni molto 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 utili per i progettisti, in particolare, così ricordo qualcosina che hai detto giusto per fare un po' il punto della questione, hai spiegato bene cosa significa entrare in classe B per tutto il sistema, quindi abbiamo visto con degli esempi pratici molto utili per i progettisti, lo ribadisco, il concetto di potenziamento a livello tecnologico dell'intervento con il rimando espresso alla 15232 è importantissimo. Tra l'altro hai ricordato una cosa importante, che già il DM requisiti minimi del 26 giugno 2015 già prevedeva il rimando alla classe B 15232, quindi bene, molto bene. Inoltre hai chiarito e hai spiegato bene la questione dell'allegato I,
la questione in riferimento ai costi. Farei solo un'aggiunta a questa cosa: in realtà abbiamo l'obbligo di utilizzo dell'allegato I soltanto quando ho la dichiarazione, non in ambito Superbonus 110, ma in linea generale in Ecobonus, quando la dichiarazione, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, lì diventa dalla dichiarazione, in questo caso dell'installatore, bisogna rispettare l'allegato soltanto in quel caso. Altrimenti, un'altra anticipazione utilissima che ci hai dato, ci saranno molto probabilmente anche nel prezzario day una serie di novità riguardo proprio alla domotica, quindi molto molto utile. Infine, una considerazione che ho apprezzato tanto: il fatto che tu abbia ricordato che anche nell'ambito degli interventi di superamento delle barriere architettoniche può essere previsto l'inserimento di dispositivi per building automation, quindi in linea generale, così come hai spiegato chiaramente, questa questione la possiamo considerare anche per le schermature solari, e quindi andare a ottenere poi un sistema unico che vada ad integrare le informazioni da diversi sistemi. Bellissimo quello che dicevi, la questione del system integrator che deve dare spazio alla sua creatività, però hai chiarito bene anche il fatto che quegli interventi non devono essere visti soltanto in ottica building automation, intervento 15.000 lettera, e quindi semplicemente in quella tipologia di interventi, ma trovano la giusta collocazione, o meglio, una possibile collocazione anche all'interno di altre tipologie di intervento. Quindi ho apprezzato particolarmente il tuo intervento. Per deformazione mille. Professionale siamo abituati a cucire noi, quindi sono abituato a mettere insieme i sistemi. Sì, no, bene bene, perché hai dato proprio un'ottica, come dire, trasversale, prendendo un po' tutto e cercando di inquadrare correttamente il problema. Bene bene, grazie Alessio. Quindi ancora una volta i miei complimenti e ci rivediamo nella seconda parte dopo l'intervento di Massimo Valeri, che chiamo, eccolo. Massimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bene, grazie. Quindi adesso Massimo ci parlerà, leggo il titolo del tuo intervento e poi ti lascio la parola: esempi pratici di realizzazione sistemi di building automation in classe B o superiore. Ok, ti lascio la parola Massimo e ci vediamo alla fine del tuo intervento. Perfetto, allora un momento che metto a schermo intero, perfetto. Dovreste vedere correttamente il tutto. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di nuovo. Ritornerò in questa mia presentazione, in questa mezz'oretta, su alcuni punti toccati già da Nicola e toccati da Alessio, ma non perché voglio ripetermi, ma perché riteniamo che tutta la normativa legata al Superbonus abbia tutta una serie di aree molto grigie, ancora non ben chiare, però su alcuni aspetti il chiarimento è stato fatto anche con Enea, e quindi è bene eliminare intanto il campo da tutti i dubbi che sono stati chiariti. Allora io ecco, parleremo di applicazioni, quindi di come implementare la classe B per ciò che riguarda interventi di Super Eco Bonus, quindi non parliamo in generale della classe B come ha fatto Alessio, ma focalizziamo gli esempi sugli interventi specifici e necessari. Aggiungo due parole a quelle che ha detto Alessio: io sono il presidente dell'associazione KNX Italia, l'associazione è internazionale, quindi lo standard KNX di fronte a dei progettisti, quindi lo conosceranno sicuramente, è uno standard che esiste da 30 anni, diffuso in tutto il mondo. La realtà italiana è semplicemente una emanazione dell'associazione internazionale che ha sede a Bruxelles. Questi un pochino sono i nostri numeri e gli associati. Quello che tengo a dire soprattutto è che, forse qui siamo orgogliosi di dirlo, come associazione probabilmente siamo una delle poche associazioni che è riuscita, almeno in Italia, a creare una filiera completa, cioè dentro la nostra associazione siedono su gruppi diversi e su tavoli congiunti partner, quindi installatori che hanno fatto che hanno frequentato corsi automazione certificati da noi, professionisti, quindi KNX Professional, come è per esempio Alessio,
che prima avete ascoltato, costruttori di dispositivi e anche grossisti. Abbiamo una categoria KNX dealer, quindi copriamo un po' tutta la filiera, quindi siamo in grado anche di andare a esaminare tutte le problematiche legate al mercato dell'automazione in Italia. Benissimo, detto questo, brevemente riprendo quella che ha detto Nicola. Allora, opportunità, tutto nasce con il decreto legge 34, legato ovviamente al Covid, chiamato anche decreto rilancio, che istituisce il super bonus, questo super bonus. Cosa fa questo super bonus? Questo super bonus, c'è qualcosa di strano, non so se vedete cose strane nella presentazione o sono solo io che le vedo. Questo super bonus identifica degli interventi trainanti e degli interventi trainati. Gli interventi trainanti ormai sono noti a tutti, sono l'isolamento termico, sostituzione di impianti, interventi antisismici. Gli interventi trainati sono invece interventi, diciamo, ausiliari. Tra questi c'è la parte che ci riguarda, è quello, sono quegli interventi legati all'efficientamento energetico. L'efficientamento energetico viene in qualche modo esploso con l'allegato A del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 del MISE, che è quello che è passato un pochino alla storia come requisiti ecobonus, che al punto 11 parla di interventi di building automation. Quindi siamo rientrati nella focalizzazione, interventi di building automation. Questi interventi come vengono in qualche modo identificati? Allora, intanto, gli interventi che si fanno di automazione, se legati a interventi trainanti, devono afferire, come diceva giustamente Alessio, alla classe B della EN15232, ma soprattutto avere alcune caratteristiche che in qualche modo vanno oltre la EN15232. E quali sono? L'impianto di automazione che andiamo a realizzare deve anche permettere, oltre ad avere certe caratteristiche tecniche, quindi ad essere conforme alla EN15232 classe B, deve anche poter mostrare i consumi energetici attraverso canali multimediali. Detto in parole semplici, è necessario che a fianco a un sistema di automazione o integrato con il sistema di automazione ci sia uno strumento, un meccanismo che mi permetta di leggere in tempo reale i consumi e renderli disponibili attraverso dei canali multimediali. Canali multimediali significa ovviamente attraverso dei dispositivi di visualizzazione locale piuttosto che attraverso apparati remoti come può essere uno smartphone. Secondo, mostrare le condizioni di funzionamento degli impianti, quindi io non devo soltanto avere un sistema che mi regola l'impianto, ma devo mostrare all'utente lo stato di funzionamento, quindi se si sta regolando il set point, la temperatura che si è raggiunta, quindi mostrare cosa sta succedendo. Terzo punto, consentire il controllo, quindi accensione, spegnimento, programmazione degli impianti da remoto. Quindi questi sistemi domotici non devono essere dei sistemi locali, ma devono essere telecontrollabili. Questi sono i concetti che vengono aggiunti. Ora, ovviamente parleremo anche di applicazioni di questi, in particolare, diciamo, tralascerei la parte di telecontrollo perché è una caratteristica tipica degli impianti di automazione. Mentre mi focalizzerei, perché probabilmente è un argomento più ostico, nella integrazione della funzionalità di lettura dei consumi all'interno di un sistema domotico in tutte le casistiche che ci possiamo trovare davanti, quindi la casistica condominio piuttosto che la casistica edificio unifamiliare. Altro aspetto molto importante, l'asseverazione. Ecco, qui viene introdotto un concetto e qui ribadisco qualcosa di già detto dai miei colleghi e già detto da Nicola. Esiste l'obbligo di asseverazione degli interventi fatti. Significa che chi realizza l'intervento deve asseverare che questo intervento è rispondente alla norma EN15232 classe B. Bene, questo significa, e lo ribadisco a veramente all'ennesima potenza, che la norma EN15232 non è una norma di prodotto, ma è una norma di sistema. Dice, voi vi chiederete, ma perché tanta insistenza? Tanta insistenza viene dal fatto che si vedono anche pubblicità in televisione dove si parla di prodotti che vengono dichiarati dal costruttore come prodotti in classe B. Non esiste un prodotto in classe B, esiste una funzione in classe B. Quindi il prodotto da solo non può rappresentare la classe.
quel prodotto può essere inserito o può essere una parte di un sistema coordinato che realizza la funzione in classe B, ma non può essere certificato, se vogliamo usare proprio questo termine, in classe B. Questo è importante perché molti costruttori purtroppo vanno dicendo queste cose e sono false. A che cosa si applica il Superbonus 110? Allora, intanto si applica unità immobiliari private e residenziali, sia unifamiliari che condominiali. Le funzioni coinvolte sono riscaldamento, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, che devono essere, ecco, conformi alla 15232. L'incentivazione si ha soltanto se si raggiunge la classe B per ciascuna funzione. E attenzione, qui ancora vado a precisare, questa è una cosa che è stata chiarita anche da Enea, la norma EN 15232 definisce, come ha detto giustamente Alessio, definisce la classe di un impianto domotico soltanto se tutte le sue funzioni raggiungono quella classe. Quindi è la classe minima raggiunta da tutte le funzioni dell'impianto. Per cui se noi abbiamo un sistema di riscaldamento la cui regolazione raggiunge la classe A, ma un sistema di illuminazione che è in classe B, il sistema può essere dichiarato in classe B, non in classe A, anche se una funzione raggiunge la classe A. Nel caso specifico, parlando di Superbonus, vengono prese in considerazione esclusivamente le funzioni legate all'efficientamento energetico. Quindi noi possiamo, il Superbonus e la norma non ci chiede di ottenere la classe B per l'intero impianto domotico, ma esclusivamente per le funzioni che sono afferenti al Superbonus. Da questo ne deriva che il sistema, pur avendo delle funzionalità in classe B per il Superbonus, non è detto che abbia quella classe in toto. Mi spiego meglio: se noi abbiamo alcune funzioni che raggiungono la classe B, tipo la termoregolazione, ad esempio la gestione degli oscuranti, se queste raggiungono la classe B e quindi io posso accedere correttamente al Superbonus, questo non significa che il mio impianto domotico nella sua complessità è classe B, perché potrebbe non esserlo, perché potrebbe non avere ad esempio la funzione dell'illuminazione in classe B. Cominciamo a vedere esempi applicativi. Allora, abbiamo detto che ci dobbiamo focalizzare su alcune cose che richiede il Superbonus, che sono tutta la parte di regolazione di emissione e generazione, attenzione, emissione e generazione, adesso vedremo cosa significa, del riscaldamento e raffrescamento, e cominciamo con questo, poi andremo a vedere le altre funzioni. Allora, intanto, giusto per vostra informazione, la norma EN 15232 definisce quattro classi di efficienza dell'impianto. Benissimo. Le classi A e B, quindi le più performanti e le più elevate, possono essere raggiunte esclusivamente usando sistemi di automazione. Vale a dire, finché parliamo di classe D, che significa assenza di sistemi di automazione, e parliamo di classe C, queste funzionalità possono essere implementate anche con sistemi elettrici tradizionali. Quando andiamo dalla classe B a salire, quindi classe B e classe A, non è possibile implementare quelle funzioni se non con sistemi domotici, quindi con sistemi bus. Ecco, come è fatto un sistema molto schematizzato di riscaldamento? Adesso prendiamo la parte di riscaldamento, ma la stessa cosa vale anche per il raffrescamento. È essenzialmente costituito da tre parti. La parte, vedete tutta a sinistra in arancione, che è la parte di generazione del calore o del freddo nel caso di sistema di raffrescamento. Poi abbiamo la parte centrale in arancione più chiaro, che è la parte di distribuzione. Che questi sistemi possono essere banali e semplici se parliamo di casa unifamiliare, potrebbero diventare anche complessi se parliamo di un condominio. E poi abbiamo l'emissione in zona, cioè termostato ambiente e gli organi che provvedono ad emettere calore. Ecco, queste funzioni, come diceva Alessio, anche qui riporto la tabella della 15232, sono opportunamente tabellate, quindi per ciascuna parte, generazione, distribuzione e controllo di emissione, esistono, vengono elencate, vedete, come vedete, delle funzioni, e alle funzioni vengono associate delle classi, vale a dire che io per avere la classe A dovrò implementare tutte queste funzioni per ogni parte, quindi per la generazione,
per la distribuzione e per le emissioni in ambiente. Se voglio abbassare la classe, dovrò ad esempio potrò eliminare l'ultima funzione. Prendiamo la funzione riscaldamento con controllo di emissioni. Allora, che cos'è l'emissione? Io sto in un ambiente, sto nella mia abitazione, ho qualcosa che mi genera il calore, ma in questo momento non me ne occupo, e quindi devo gestire il calore e immettere il calore in ambiente. Quindi questa funzione prevede, definita dalla classe A, nella sua estensione massima, quindi nella classe A della EN 15232, prevede funzione di controllo della temperatura di ogni locale, con possibilità di interrompere il riscaldamento o metterlo in uno stato di consumo ridotto, in caso di assenza di persone o apertura di serramenti esterni. Allora, questo è lo schema della funzione nella sua complessità. Come mostrava Alessio, io vado a comandare i dispositivi che mi emettono il calore attraverso dei sistemi automatici domotici. Questi sistemi vengono a loro volta controllati da cronotermostati o da termostati che hanno delle programmazioni su una supervisione, ad esempio, che può essere anche opzionale. E fin qui siamo in una classe B. Ecco, la classe B è una classe in cui noi abbiamo una regolazione automatica delle emissioni. Nel momento in cui noi invece andiamo a far dipendere anche l'emissione dalla presenza o da situazioni di tipo occasionale, tipo l'apertura di un infisso, allora a questo punto noi passiamo da una classe B a una classe A. Quindi la classe B nell'ambito della emissione è descritta dalla regolazione di temperatura, quindi termostato, cronotermostato in ambiente, controllo dell'emettitore, quindi controllo di valvole motorizzate, di fan coil se c'è un fan coil, della valvola di un circuito di radiatori se ho questi, o delle valvole di un pavimento radiante, in modo più o meno sofisticato, e visualizzazione ovviamente del dato attraverso il termostato stesso o supervisione. Se voglio arrivare in classe A, aggiungo a queste funzioni anche il controllo di presenza. Diciamo, visualizzate sotto forma non di schema ma di dispositivi, questa è la funzione. Vedete, abbiamo un fan coil o un radiatore che possono essere comandati attraverso dei contatti elettrici o delle valvole motorizzate, avrò un termostato in ambiente e eventualmente avrò dei sensori di presenza o dei contatti che mi diranno se l'infisso viene aperto o meno, quindi per bloccare l'emissione del calore o del freddo. Ecco, questa è una tipica realizzazione fatta con dispositivi a standard KNX di vari costruttori, quindi vedete che ovviamente possono dialogare insieme. Quindi abbiamo esaminato la funzione di ambiente, quindi per realizzare una classe B in ambiente, dentro alla casa, dentro l'appartamento, io devo mettere controllo di temperatura in ogni stanza attraverso dispositivi che possono essere dei cronotermostati o dei termostati che però hanno la funzionalità crono, quindi hanno la funzionalità di una programmazione attraverso un dispositivo remoto di supervisione, i relativi attuatori per gestire quello che ho in ambiente, quindi valvole, pavimenti radianti, fan coil, eccetera. Eventualmente, se voglio fare qualcosa di più, potrò andare a mettere anche una sensoristica accessoria che a quel punto mi porterebbe addirittura la classe A. Lo stesso vale per il condizionamento. Cosa cambia rispetto al riscaldamento? Beh, in generale cambia la generazione del freddo. Perché? Perché nella generazione del freddo io potrei avere dei sistemi tutti a split, e quindi potrei andare a comandare il singolo split direttamente, quindi dei sistemi a gas, e quindi avrei un sistema di controllo della temperatura in ambiente e una regolazione che mi va a gestire in varie forme, adesso non scendiamo nel dettaglio, i vari organi emettitori, quindi gli split, e invece se abbiamo a che fare con un impianto di tipo tradizionale ad acqua, avremo un generatore che non è più la caldaia, ma è il gruppo frigorifero che produce acqua fredda, e poi avremo una regolazione in campo che è esattamente identica a quella del riscaldamento. Faccio un'osservazione, è importante. Guardate che la 15232 è abbastanza, cattivella sulla prestazione delle funzioni, quindi dobbiamo stare attenti a non usare come sistemi domotici degli oggetti fatti per il mercato consumer. Voi siete progettisti, ma sicuramente non ci penserete a questo, però
può arrivare, come dire, la brillante idea di dire: va bene, mi compro 4 termostati da Media World, li piazzo nel mio edificio, ho realizzato delle funzionalità in classe B. Beh, non è così banale. Finché l'impianto è semplice, forse si riesce a fare. Cioè, semplice intendo, accendo un fan coil o apro una valvola. Ma già, ad esempio, la regolazione di un pavimento radiante prevede che il termostato abbia una funzionalità a doppio set point. Perché? Perché sapete che il pavimento radiante ha un'inerzia, quindi ho bisogno di avere non una temperatura che mi faccia da set point, cioè su, scendo o salgo su quella temperatura, accendo e spengo l'impianto, ma avere una range di temperature, quindi il mio set point è fatto di 2 temperature che costituiscono una sorta di controllo dell'inerzia del pavimento. Ecco, queste funzionalità tipicamente oggetti di tipo consumer non ce le hanno, quindi rischiate per, ecco, poche veramente per sottovalutando questo aspetto, per poche decine di euro di comprare poi un oggetto che vi inibisce verso il 110 perché non realizza correttamente quella funzione. Nel caso, ecco, di pompe di calore, spesso succede che i sistemi di generazione della pompa di calore sono dei sistemi che hanno un controllo loro interno di tipo proprietario, quindi è necessario in questi casi andare a interporre fra il sistema in ambiente e il generatore di calore delle interfacce, dei gateway che permettano di far parlare i due apparati. Ecco, noi tenete sempre conto che ci troviamo a dover regolare, per ottenere il super bonus, regolare funzioni termiche usando sistemi domotici. Spesso e volentieri gli apparati termici usano dei sistemi proprietari, quindi in questa realizzazione rispondente al super bonus è importantissima la figura dell'integratore di sistema, perché altrimenti spesso ci ritroveremo ad aver acquistato degli apparati che non riescono a parlare fra di loro e quindi a non raggiungere poi gli obiettivi funzionali. Parliamo, estendiamo un pochino il controllo. Abbiamo parlato del controllo in ambiente, dobbiamo parlare del controllo anche della generazione. Perché? Perché non basta controllare l'ambiente per la EN15232, ma come vedete nella tabellina sotto, la tabellina delle funzioni 15232, se vedete nella parte di generazione, si dice una cosa. Si dice che in classe A deve esistere una funzione automatica che regola l'emissione in ambiente in funzione del carico termico, ovviamente. In classe B si dice che deve esistere una funzione che regola l'emissione in ambiente in funzione della temperatura esterna. Quindi step 2. Per avere un sistema in classe B che risponde al 110 è necessario anche realizzare questo requisito sulla generazione, cioè la caldaia che produce il calore deve produrre il calore e deve generare un fluido ad una temperatura che dipende, se vogliamo realizzare la classe B, almeno dalla temperatura esterna. Se vogliamo realizzare la classe A, che dipende anche dal carico termico dell'impianto in quel momento. Quindi capite che non basta andare a fare un controllo in ambiente, ma il nostro ambiente deve poter comunicare anche con la centrale. Quindi la caldaia deve essere dotata o di pompe idonee che tengono presente la portata, quindi sentono la portata, oppure deve essere realizzata questa funzionalità utilizzando caldaie che hanno delle curve climatiche, quindi che hanno una sonda di temperatura esterna e possono in qualche modo regolare la temperatura del fluido che mandano in funzione della temperatura esterna. Stesso discorso vale se il sistema è multizona. Immaginiamo una villa grande, quindi con più zone, piuttosto che un condominio, ecco, dove andiamo a realizzare un controllo in ambiente e abbiamo una generazione centralizzata, bisogna realizzare la stessa funzione, cioè far sì che almeno ci sia un'automazione in funzione del carico. Ovviamente se abbiamo un sistema multizona, quindi tanti appartamenti afferenti a un'unica centrale, l'oggetto che fa questa regolazione non può essere un banale collegamento con la caldaia, ma deve essere un regolatore che abbia anche delle funzionalità un pochino più sofisticate, che possa gestire pompe, eccetera. Abbiamo chiuso la parte legata al riscaldamento, poi se ci sono domande io comunque sono qui, quindi prima funzione da automatizzare in classe B, riscaldamento,
raffrescamento, controllo in ambiente, controllo della generazione. La classe B si ottiene con il controllo nell'ambito del controllo in ambiente, tenendo sotto controllo la temperatura in ogni zona, controllando gli apparati localmente, e non è necessaria, invece non è richiesta, una funzionalità dipendente dalla presenza delle persone in ambiente. Questa funzione aggiunta porta il sistema da una classe B a una classe A. Riguardo invece alla generazione, è importante per ottenere la classe B che il generatore di calore funzioni almeno in relazione alla temperatura esterna, che significa che ci deve essere una sonda esterna, una sonda di temperatura fisicamente esterna collegata al regolatore, la quale va a far modulare la caldaia per ottenere una temperatura di mandata di un tipo piuttosto che di un altro. Passiamo all'altra funzionalità che può essere utilizzata. Ecco, qui, come vi ha mostrato Alessio, è una opportunità ulteriore, perché la regolazione delle schermature solari comunque è un contributo all'efficienza energetica. Quindi, se in un edificio ci sono le schermature solari, è bene integrarne la regolazione. Come si fa la regolazione delle schermature solari? Ecco, una regolazione di schermature solari è essenzialmente fatta da due dispositivi, essenzialmente. Un dispositivo è una sonda esterna che si occupa di una stazione meteo piuttosto che un sensore di irraggiamento, che si occupa di capire quant'è l'irraggiamento solare e soprattutto sa capire, o facendo dei calcoli oppure vedendo l'inclinazione del sole, dove sta il sole. Quindi è in grado di capire la posizione da dove arriva l'irraggiamento solare. Poi esistono ovviamente dei dispositivi, quelli che vengono chiamati nella slide attuatori per motori, che vanno fisicamente a comandare gli oscuranti, che possono essere oscuranti banali tipo una tapparella, piuttosto che sistemi brisolei, quindi che hanno più movimenti, quindi alette che si inclinano, che cambiano l'inclinazione. Ecco, il tutto può ovviamente essere integrato al mio sistema domotico interno, dove ho un controllo di temperatura in ambiente, dove ho ad esempio un sensore di temperatura o un sensore di luminosità, e quindi posso andare a integrare queste funzioni. Ecco, questa funzione può essere realizzata anche lei in classe A o in classe B. Cosa fa la differenza? La differenza la fa, come vedete dalla tabellina, la differenza la fa la funzione 3. Cioè, quando noi andiamo a implementare la funzione 3, otteniamo una funzione in classe A. Altrimenti, se ci limitiamo alle funzioni 0, 1 e 2, otteniamo una funzione in classe B. Nel caso specifico, la funzione in classe 3 sta ad indicare l'integrazione fra il sistema di regolazione degli oscuranti e delle schermature solari con il sistema di climatizzazione interna. Quindi io nel regolare non tengo conto soltanto della posizione del sole e di come il sole incide, ma tengo conto anche dei parametri ambientali interni. Quindi io regolerò non solo in funzione della posizione del sole, ma in funzione del fatto che dentro abbia già un certo tipo di temperatura. Qui è la differenza fra la classe A e la classe B. Quindi nel caso di classe B, volendo rispettare il superbonus senza andare a fare una classe A, basta semplicemente che la motorizzazione sia gestita automaticamente in funzione della posizione del sole. Quello che vi dicevo prima, un dispositivo di questo genere, che è una stazione meteo, è in grado di fare queste funzioni, cioè di capire la posizione del sole, di capire come si sposta il sole, di capire l'azimut del sole, e quindi di regolare sia alzando e abbassando gli oscuranti, sia anche regolandoli se sono alette che possono ruotare. Arriviamo alla parte forse più ostica, e qui ecco, ci avviamo verso la conclusione, che è la contabilizzazione dei consumi. Oh, perché dico la parte più ostica? Perché i sistemi di contabilizzazione normalmente vivono di vita propria, specialmente nei condomini. Perché sono soggetti a normative diverse. L'obbligo di questi sistemi è scattato nel 2014 col decreto legislativo 102, e sono sistemi che tipicamente utilizzano sì una automazione per funzionare, ma in genere fanno riferimento a degli standard che non sono tipicamente domotici. Quindi noi il primo problema che ci troviamo è intanto capire come si fanno a dialogare con i sistemi domotici. Allora, noi ci possiamo trovare davanti a questa matrice di situazioni. Intanto possiamo avere, come vedete, da un lato vediamo che gli edifici oggetto del superbonus possono essere
edifici condominiali o unifamiliari. Poi il vettore che genera il calore può essere gas, quindi diciamo c'è una caldaia a combustibile, o l'elettricità, quindi pompe di calore. In questi casi io devo andare a implementare una funzione di contabilizzazione, oppure magari me la trovo già presente, e devo comunicare queste informazioni, passare queste informazioni al mio sistema domotico. Vediamo le varie casistiche. Allora, quando noi ci troviamo in una unifamiliare con vettore elettrico gas, voi sapete bene che oggi, specialmente dopo l'avvento dei contatori elettronici, non è più possibile andare a intercettare il contatore del gas. Cioè io non posso più leggere, in qualche modo, contare i metri cubi di gas. Questo non è più possibile. Quindi che cosa posso fare? Come faccio a contabilizzare quanto consumo di gas? Ma gas posso vedere la bolletta, però posso contabilizzare il calore che sto consumando. Come lo faccio? Montando un contabilizzatore di calore, che è uno strumento meccanico, un contatore tipo quello dell'acqua, che ha una parte elettronica, la quale in funzione del delta di temperatura fra la mandata e il ritorno è in grado di calcolare l'energia che viene consumata dal mio impianto. Ecco. Per rispondere alla N15232, se io mi trovo in una unifamiliare e ho una alimentazione a gas con una caldaia a gas, che sia poi metano o GPL, non importa, dovrò, per avere il consumo, dovrò andare a montare un contabilizzatore di calore sotto la caldaia. Questo contabilizzatore ovviamente non finisce lì, perché il contabilizzatore, come vi dicevo, utilizza tipicamente degli standard di comunicazione che non sono quelli domotici, quindi dovrò avere degli oggetti concentratori che vedete nel secondo riquadro, che leggono questi contatori periodicamente e trasferiscono questo dato verso il sistema domotico che vedete rappresentato con quella casina e con quella specie di tablet. Qualora invece il mio impianto unifamiliare sia elettrico, quindi non ho gas ma ho pompe di calore, la cosa è un po' più semplice, è diventata più semplice avendo oggi il nuovo contatore elettrico di distribuzione. Voi, come avete visto, i distributori elettrici stanno tutti cambiando in tutta Italia i contatori. Il nuovo contatore è un contatore rivoluzionario, perché si chiama Open Meter 2G e permette di comunicare all'utente in tempo reale i propri dati. Quindi in questo caso non dobbiamo montare contatori sotto contatori, non dobbiamo montare niente, basta solo un dispositivo che si chiama tecnicamente dispositivo utente, il quale si infila nella rete elettrica, quindi una presa piuttosto che collegato con dei morsetti alla rete elettrica, parla con il contatore, riceve i consumi, che sono gli esatti consumi che vi arrivano poi in bolletta, ma li riceve in tempo reale, e quindi è in grado di passare al sistema domotico o allo smartphone per la lettura a distanza i consumi esatti nelle varie fasce. La cosa si complica quando andiamo nel condominio. Perché? Perché noi ci ritroviamo ad avere un sistema domotico che è individuale nell'appartamento e un sistema invece di contabilizzazione che è tipicamente condominiale. Dobbiamo far parlare i due sistemi. Ecco, qui la cosina un pochino si complica. Quindi andremo adesso io vi elenco, poi vi faccio vedere delle casistiche, degli schemi. Nel caso del condominio, se il nostro vettore è il gas, noi avremo nel condominio dei contabilizzatori di calore o dei ripartitori, poi vi spiegherò cosa sono, quindi oggetti che misurano il calore. Avremo sempre bisogno di apparati che leggano questi dispositivi, o forse già li abbiamo in campo perché magari il nostro condominio ha rispettato il decreto legislativo 102, quindi si è adeguato montando il sistema di contabilizzazione. Questi sistemi devono essere passati alla parte domotica. Nel caso invece di vettore elettrico, il vettore elettrico mi serve a produrre il calore, quindi io avrò bisogno di una misura al contatore dell'energia consumata, ma avrò anche dei contatori in campo di calore che andranno a misurare i consumi individuali. Quindi avrò un impianto ibrido dove misuro sia l'energia elettrica e la posso consumare, come abbiamo detto, nel caso unifamiliare, con un dispositivo utente, se ho il contatore nuovo, o con un sottocontatore elettrico se non ho il contatore nuovo, e avrò sempre degli apparati di lettura e avrò sempre dei gateway che mi portano la mia informazione verso il sistema domotico. Nei condomini, cioè la contabilizzazione in generale può essere di tipo diretto e indiretto, come vi accennavo prima, vale a dire diretto io ho tubo interrotto dove infilo dentro un contatore, quel contatore misura dell'energia, quindi è un valore misurato.
Questo avviene soprattutto nei nuovi condomini. Nei vecchi condomini, dove esistevano linee montanti non separate per appartamento, ho questi oggettini qui che voi vedete nella foto attaccati ai radiatori, che si chiamano ripartitori di calore. Non sono dei contatori, quindi non danno un valore di energia, danno soltanto un peso del consumo di quel dispositivo rispetto al totale. Non importa, indipendentemente dall'apparato che è stato installato nel sistema di contabilizzazione, noi possiamo comunque leggere questi apparati e riportare questi dati di consumo all'interno del nostro sistema domotico. Come avrete capito, siccome i sistemi di contabilizzazione sono tipicamente qualcosa di separato e che funziona con degli standard diversi, noi avremo un'architettura per integrarla, per integrare le misure fatte in questo modo. Vedete, dove vedete impianto domotico, è il mio sistema domotico che verrà implementato secondo il Superbonus. Poi avrò bisogno di un supervisore, cioè di un oggetto che sia in grado di parlare con il sistema di contabilizzazione calore, e ne esistono sul mercato tanti, che si adeguano anche ai sistemi di contabilizzazione oggi esistenti. Poi questo supervisore dovrà anche parlare eventualmente con il contatore. Quindi o dovrò mettere un secondo contatore elettrico, se ho il vecchio contatore dell'Enel, oppure, se mi hanno già sostituito il contatore, e l'immagine che vedete è l'immagine del nuovo contatore che viene sostituito, se ho questo nuovo potrò mettere semplicemente il mio dispositivo utente Chain 2, si chiama così tecnicamente questo oggetto, e inviare i dati al mio supervisore. A questo punto avrò nel mio sistema domotico, oltre a tutto lo stato della regolazione della parte termica, del controllo degli oscuranti, eccetera, avrò anche i dati di contabilizzazione che potrò mostrare sia localmente, sia in remoto attraverso i classici dispositivi domotici. Qui ho riportato degli esempi, adesso li esaminiamo insieme, e quindi con questi esempi finisco. Qui caso unifamiliare con vettore principale gas, impianto con contabilizzazione diretta. Cosa significa? Significa che in casa ho un unifamiliare, metto, qui ho fatto anche una lista della spesa di quello che serve, avrò bisogno di un contatore di calore da mettere sotto la mia caldaia, avrò il mio sistema domotico, questo contatore dovrà essere letto da un dispositivo, un data logger o concentratore che è fatto per leggere i contatori. Tanto per dirvi, adesso vi ho detto diversi standard, nel mondo del calore si usa uno standard che si chiama MBUS, che è sia radio che cablato. Questo standard non è uno standard domotico, è uno standard solo di contabilizzazione. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a questo dobbiamo leggerlo con apparati opportuni e trasferire questo dato su sistemi domotici. Quindi avrò bisogno di un concentratore, questo concentratore parlerà col mio gateway, chiamiamolo così, che vedete al numero 2, il quale poi trasferirà questa informazione nel mio sistema domotico. Secondo caso, unifamiliare, vettore elettrico principale, contabilizzazione di energia elettrica. Qui ho tutto elettrico, pompa di calore, cioè non ho il gas. Quindi che cosa faccio? Ho il mio sistema domotico, a questo punto dovrò banalmente leggere il contatore elettrico. Se sono fortunato che è nuovo, metto un dispositivo utente, questo dispositivo utente parlerà con il supervisore domotico, perché questi oggetti sono facilmente integrabili, e io avrò la mia lettura dei dati sul mio tablet o sul mio pannello locale del sistema domotico. Caso del condominio, chiaramente, come vedete, le cose si complicano un pochino, perché abbiamo vettore principale gas o elettrico e impianto di contabilizzazione indiretta. Cosa significa? Significa che nei singoli appartamenti io ho dei ripartitori di calore. A livello condominiale saranno presenti lungo il cubano scala dei concentratori che leggono tutti questi ripartitori, cioè quindi io ho dentro ogni appartamento un dispositivo per ogni radiatore, il sistema legge tutti questi dati, li manda ad un concentratore che è tipicamente nella centrale termica. Questo concentratore, attraverso un gateway, trasferisce al sistema domotico le informazioni. Se poi, invece di avere a gas, dovessi avere energia elettrica come generatore, quindi una pompa di calore, anche qui posso aggiungere, lo vedete tratteggiato in rosso, nel riquadro in rosso, aggiungere sempre il solito dispositivo utente che parla con il contatore, e porto dentro anche la misura dell'energia elettrica. Altro caso, condominio sempre con vettore principale gas elettrico, impianto di contabilizzazione diretta. In questo caso non abbiamo ripartitori attaccati sul singolo radiatore, ma abbiamo nelle cassette di ogni appartamento dei contatori fisici. Questi contatori possono essere o radio o cavo, utilizzano sempre il solito standard che usa la contabilizzazione, che è MBUS, che è rappresentato da quel
da quella sigla MBUS che vedete in basso tra il vicino al punto 9, al contatore 9, che è quella MBUS, quello è il logo dello standard di contabilizzazione del calore. La stessa cosa ovviamente vale per il raffrescamento, perché tipicamente questi contatori sono in grado di misurare caldo o freddo, e vale anche per l'acqua calda sanitaria, perché lo stesso oggetto misura anche l'acqua calda sanitaria e lo stesso sistema legge anche l'acqua calda sanitaria. Qualora avessi sempre la parte elettrica, stesso discorso come prima, aggiungo quella parte evidenziata in rosso che è l'apparato che mi comunica col contatore elettrico. Quindi queste sono tutte le soluzioni, avete visto le casistiche di fronte alle quali vi potete trovare, e vi ho dato una, come dire, un overview delle soluzioni che si possono adottare per prelevare i dati di contabilizzazione da qualcosa, che sia un banale contatore nell'unifamiliare o un sistema già esistente nei condomini, e portarle dentro il mio sistema domotico per adempiere a quanto mi richiede il super bonus, il decreto dei requisiti del super bonus. Finisco, ho terminato con questa news. Perché c'è tanta attenzione intorno al super bonus? Perché il super bonus ha molte aree grigie, quindi è poco chiaro, in certe parti è da interpretare, quindi tutti si lanciano a fare ovviamente guide, approfondimenti, studi e confronti con Enea, che poi è il soggetto che sarà incaricato di fare le verifiche. Allora, vi do questa anteprima. ANIE, che è l'Associazione dei Costruttori Elettrici ed Elettrotecnici italiana, afferente a Confindustria, col suo gruppo CSI che si occupa proprio di sistemi di edificio, ha realizzato una guida, un vademecum al super bonus, confrontandosi con Enea, e guida alla quale peraltro noi come associazione KNX abbiamo partecipato ai tavoli tecnici per redigerla, sia noi come associazione che i KNX Professional, di cui Alessio Vannuzzi è coordinatore, con lo scopo, ecco, di fare chiarezza su alcuni aspetti nebulosi su questi interventi. Questo super bonus, i lavori sono stati completati, è pronto, sarà disponibile, sarà scaricabile ovviamente gratuitamente dal sito di ANIE che vi riporto in fondo, e vi do questa notizia: il giorno 30 giugno alle ore 15 verrà presentato ufficialmente questo vademecum. Dovrebbe essere presentato, dalle informazioni che ho ultime, ovviamente da rappresentanti di ANIE insieme con Enea. Ho concluso il mio intervento, spero di avervi dato un supporto, avervi quantomeno chiarito alcune cose e spazzato via alcuni dubbi. Poi, ecco, se ci sono domande, resto qui. Massimo, assolutamente hai sciolto tantissimi dubbi. Credo, non per essere ripetitivo, ma anche il tuo intervento sia stato di assoluta utilità per i progettisti, per i tecnici che in questo momento ci stanno seguendo. Tra l'altro hai fornito degli esempi pratici, ci hai spiegato bene come si interviene sia per il caso di un edificio unifamiliare piuttosto che in un condominio. Molto interessante anche la questione sul vettore energetico, quando si ha a che fare con il gas, la situazione è un po' più complicata nel caso del vettore energia elettrica, e visto che oramai credo la maggior parte dei contatori siano di nuova generazione, quindi ci sono un po' di semplificazioni. A un buon 50% di contatori. Un buon 50%, infatti, quindi sicuramente in quel caso è un po' più semplice la situazione, però davvero molto molto interessante. Tra l'altro sottolineo anch'io ancora una volta quello che avete fatto sia tu che Alessio, che la norma UNI 15232 non è una norma di prodotto, l'hai spiegato molto chiaramente, è una norma di sistema. Quindi ci ha fatto capire esattamente Massimo Valeri che soluzioni che vadano a pubblicizzare un prodotto come rispondente ad una norma di sistema, insomma, probabilmente danno un'informazione non molto precisa. Ricordiamoci che è la funzione che va a rispettare quella normativa, quindi è il sistema che deve andare a soddisfare tutti i requisiti previsti in quella normativa e non il prodotto. Quindi non è un prodotto certificato ai sensi di una norma, ma la funzionalità di quel prodotto. Giusto, Massimo? Sì, peraltro aggiungo, Nicola, giusto in coda, che l'asseverazione, non a caso, non la può fare il costruttore, quindi è inutile andare a chiedere al costruttore certificazioni che il prodotto... È l'installatore, che la deve fare, o l'asseveratore nel caso... Ecco. Nel caso del super bonus, esatto. Sì, sì, sì.
Perfetto, mi sembra tutto chiarissimo, ho sciolto tanti dubbi anche a me, so che è una questione abbastanza complessa, chiederei anche ad Alessio di entrare. Eccomi. Quindi, eccoti, bene, quindi veramente abbiamo visto una serie, credo, sinceramente ve lo dico in maniera molto sincera, questo webinar, così come gli altri, sono stati di assoluto interesse per i nostri spettatori. In buona sostanza, ve lo ricordo, siamo con un pubblico prevalentemente di tecnici, ingegneri, architetti, geometri, quindi di progettisti che si occupano anche di Superbonus, quindi bene bene, sono convinto di che avete dato tante informazioni e nozioni utili. Adesso ci spostiamo nella seconda parte, quindi chiederei a Chiara di entrare. Chiara è sorridente come sempre, anzi oggi è più sorridente del solito. Bene. Chiara, hai raccolto qualche domanda? Non essere molto cattiva con noi con le domande, che non siano troppo difficili. Allora, tantissime domande, iniziamo subito. Raffaele Caruso chiede, su impianti di edifici esistenti non si interviene senza rompere? Come si interviene, scusate, senza rompere e modificare l'interimpianto? Vado io? Sì. Vai Alessio. Ma allora, ovviamente, anzi, spesso i casi sono questi, nel senso che c'è chi fa l'intervento 110 ma magari non interviene pesantemente sulla parte di esistente, e quindi si devono andare a trovare soluzioni o in standard KNX o comunque anche con altri standard, ma integrandoli magari con un'unica soluzione, che prevedono anche sistemi di tipo wireless, dove vi ricordo che per wireless si intende senza fili, non legati per forza ad una connessione wifi, ma esistono standard specifici che non utilizzano appunto sistemi cablati e che a sua volta sono degli standard che però si possono integrare in un'unica soluzione. Prima per esempio Massimo parlava di Embass. Embass esiste sia in versione filare che in versione non filare, ma anche KNX stesso esiste in versione filare come in versione a radiofrequenze, esistono anche altri standard e si possono, è lì il lavoro del sistema integrato, no? Quando prima Massimo diceva l'importanza della figura del sistema integrato, è il sistema integrato che trova la soluzione tecnica, tecnologica, la cuce su quella che è l'esigenza del sistema e dell'impianto e crea il sistema integrato, il sistema che va corrispondente alla classe B. Chiarissimo, aggiungo io tra l'altro che nelle slide di Massimo ci sono degli esempi e tra l'altro vi ricordo, colgo l'occasione per dirlo, queste slide vi saranno rese disponibili, chi si è registrato riceverà un'email, comunque saranno pubblicati nella solita pagina, tutte le slide di oggi saranno pubblicate nella solita pagina www.h.it/slides-superbonus-110, dove in sostanza ci sono tutte le slide che facciamo di volta in volta. Comunque riceverete una mail. Continuiamo, molto bene. Allora, System Integrator chiede, è possibile ricevere maggiori informazioni circa l'utilizzo dell'allegato I all'interno dei computi metrici per quanto riguarda la building automation? Rispondo io velocemente, così la chiudiamo, l'ho detto rapidamente. L'allegato I è, ricordiamoci che e ci si può riferire all'allegato I quando non abbiamo riferimenti, quindi in buona sostanza quando andiamo ad asseverare la congruità dei prezzi, quindi se parliamo di Superbonus 110 ci sarà un asseveratore che farà un'asseverazione e dovrà asseverare la congruità dei prezzi, quindi dovrà in qualche modo giustificare che il prezzo speso sia congruo in qualche modo. Questa congruità la dovrà valutare andando a ricercare quello che è la lavorazione corrispondente sui prezzari regionali di riferimento, ricordiamoci regionali della regione in cui ricade l'intervento e non la regione confinante o la regione vicina, quindi quella regione, oppure alternativamente potrà utilizzare il prezzario DEI, magari anche mischiandoli, ricordiamolo, questo ce l'ha detto l'Enea, possiamo mischiare nello stesso computo anche prezzari diversi, e voci di prezzari diversi, ossia quello regionale o quello DEI. Ora, se non dovessero esserci riferimenti al riguardo, possiamo, quindi se non troviamo la lavorazione, andiamo ad effettuare un'analisi dei prezzi. Noi abbiamo già fatto diversi esempi su come vada fatta l'analisi dei prezzi. Al riguardo, per quanto riguarda la fornitura dei materiali, un'analisi prezzi è costituita da materiali, nori, trasporti
e manodopera, in buona sostanza, più spese generali e utili d'impresa. Per i materiali, se non abbiamo riferimenti dal mercato, possiamo immaginare di utilizzare l'allegato I, altrimenti possiamo fare un'indagine di mercato. Fermo restando che Alessio ci ha spiegato che probabilmente nel DEI ci saranno anche queste dei sistemi domotici, quindi diverse tipologie di sistemi. Quindi in teoria dovremmo essere a posto con questa questione. Proprio riferite ai prezzari, chiedeva Vittorio Maiese, che ad oggi lui dice che non essendo presenti voci di prezzari... Deve fare l'analisi dei prezzi. Come fa? Deve fare l'analisi dei prezzi, è la risposta che ho appena dato. Quindi farà l'analisi dei prezzi, a quel punto i materiali potrà far riferimento all'allegato I, ricordando, come ci diceva anche Alessio, che l'allegato I, seppur nella parte alta della tabella in alto c'è scritto prezzi onnicomprensivi, in realtà quei prezzi non sono onnicomprensivi perché sono IVA escluse e tutte le spese, quindi fornitura, fanno riferimento solo alla fornitura, tutto il resto è da aggiungere. Tra l'altro, perché c'è scritto onnicomprensivi? Perché in una prima ipotesi, in una prima bozza di quel decreto, che comunque, ricordo, prevede una serie di imprecisioni all'interno, lo diciamo in maniera molto franca, seppur pubblicato in Gazzetta ci sono un po' di questioni che non vanno in quel decreto, all'inizio nelle bozze iniziali c'era scritto prezzi comprensivi di IVA e installazione, poi dopo hanno fatto un'altra serie di valutazioni e di analisi, alla fine è stato pubblicato il decreto con i costi IVA esclusa e manodopera esclusa, quindi tutti i costi correlati esclusi, quindi fanno riferimento chiaramente alla sola fornitura dei materiali. Quindi in analisi prezzi, quando andremo ad individuare le voci elementari per l'analisi prezzi, prenderemo, se vogliamo, l'allegato I come riferimento. Altrimenti, lo ripeterò sempre, abbiamo anche fatto dei casi specifici con Primus, magari vedere come fare computometrico analisi prezzi, dovete far riferimento ad un'indagine di mercato. Okay. Andiamo avanti. Non si sente? Non si sente? Ripeti? Ripeto. Allora, Aldo Paranzino chiede: come si differenziano i costi della building automation rispetto a quelli forniti da alcune aziende di pompe di calore, sistemi di accumulo, energia elettrica da fotovoltaico? Ok. Io vado al massimo. Beh, adesso non penso di interpretare bene la domanda. Allora, i costi di building automation non sono afferenti al sistema di automazione. I costi che danno i costruttori di una caldaia, di una pompa di calore piuttosto che di un impianto fotovoltaico, normalmente non tengono conto anche della parte di automazione, anche perché ricordiamo, la parte di automazione non è un oggetto del prodotto. È una costruzione, un impianto che si fa nell'edificio, quindi penso di aver capito bene, ma ecco, chi vende un prodotto non può dare un costo di sistema di automazione. Il sistema di automazione viene o realizzato dall'installatore o costruito dal progettista o progettato dal progettista nella sua interezza, ma è composto di più parti. Come dico sempre, anche in questo senso bisogna un po' fare i sarti, nel senso che ci sono delle voci che teoricamente potrebbero rientrare in un potrebbero sembrare di dover rientrare in un massimale piuttosto che in un altro. Faccio un esempio semplice: se io costruisco un sistema di building automation, probabilmente io decido di prendere un termostato intelligente. Il termostato in realtà è un componente, in questo caso, del sistema di building automation, ma nel momento in cui magari in un intervento rifaccio anche l'impianto termico e quindi attingo all'intervento anche di rifacimento dell'impianto termico, io quel termostato teoricamente lo potrei mettere in una o nell'altra voce, perché sia un componente dell'impianto termico, ma è anche un componente intelligente dell'impianto di building. Quindi in realtà posso anche, tra virgolette, giocare nel senso buono con le voci di spesa dove, tra virgolette, dove ho più margine.
è chiaro, conviene lavorare per sfruttare al massimo i massimali. I massimali. Chiaro, nel momento in cui un intervento può essere inquadrato all'interno, quindi non un intervento, pardon, una lavorazione può essere inquadrata all'interno di un intervento o un altro indistintamente, è chiaro che lì ci può essere un ragionamento di questo tipo. Quindi se quell'intervento lo posso in qualche modo caricare, tra virgolette, dove lì dove ho più capienza, può esserci. L'importante è che ci sia, come dire, l'evidenza, la corrispondenza che quel sistema ricada, rientri correttamente in quello specifico. Sotto questo punto di vista mi permetto di fare una notazione da sistema integrato e da professionista. Sì. Purtroppo ancora a livello legislativo, normativo e soprattutto di immagine che si ha verso questo mondo da molti tecnici, si fa difficoltà a capire che non esiste più un sistema diviso per settori, ma il sistema impiantistico deve essere visto e analizzato come un insieme unico, perché anche l'esempio che facevo prima del passaggio delle informazioni da un impianto fotovoltaico a un'interfaccia utente, in realtà si tratta di un filo, ma se io continuo a lavorare per settori stagni, quel filo non lo metterò mai. Certo, chiarissimo. Okay? Cioè è un qualcosa di così semplice, ma nel momento in cui ho una visione globale di tutto, ovviamente certo, se ragioni per compartimenti, quel filo non lo passerai mai, perché esatto, sembrano esatto, mondi completamente separati, assolutamente esatto, chiaro, chiarissimo. Ok, Nicola, faccio una domanda proprio a te. Sì. Saverio Morelli voleva sapere se la data di scadenza per le pratiche sul sistema bonus 110, cioè quali sono le date? Allora, le date di scadenza sono distinte. Io ho recuperato una slide. A questo punto chiederei alla regia di mostrare questa slide mia. Ecco, qui ho sintetizzato un attimo la situazione ad oggi delle scadenze. Poi vi ricordo che nel prossimo webinar che terremo il giorno 6 luglio alle ore 15, parleremo un po' delle novità, vedremo le scadenze, vedremo le semplificazioni, vedremo tutta una serie di questioni che ancora non abbiamo trattato in questa sesta stagione. Anticipo molto rapidamente che per gli edifici unifamiliari abbiamo la scadenza al 30 giugno 2022. Questa scadenza è stata imposta, è stata definita, è stata introdotta, quindi questa proroga è stata prevista dalla legge di bilancio per il 2021, da ricordare che questa approvazione è soggetta proroga è soggetta all'approvazione del Consiglio dell'Unione Europea, altrimenti in teoria sarebbe 31/12/2021. Per quanto riguarda i condomini, la scadenza naturale è il 31/12/2022, quindi viene tolto l'obbligo del 60% della realizzazione di almeno il 60% dell'intervento al 30 giugno 2022, ma si porta direttamente la scadenza al 31/12/22. Per i proprietari di edifici, quindi singoli proprietari o con proprietà di edifici da 2 a 4 unità immobiliari, abbiamo quello che era prima per i condomini, cioè naturale scadenza al 30/6/2022, qualora sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento, proroga al 31 dicembre 2022, e infine gli ACP 36-23, qualora si sia realizzato almeno il 60%, 31 dicembre 2023. Quindi in questa slide abbiamo più o meno riassunto tutta la situazione attuale. Poi vi ricordo che rientreremo su queste questioni il giorno 6, quindi martedì giorno 6 alle ore 15:30. 15:15. Chiara, ok. Allora, andiamo avanti. Sì. Gianluca Baldan chiede se le spese detraibili comprendono solo la parte per la gestione impianti termici o anche per esempio le tende solari. Ripeti un attimo, scusami, mi ero distratto. Allora, sì. Se le spese detraibili comprendono solo la parte per la gestione degli impianti termici o anche le tende solari, per esempio? Ma ora non stiamo parlando di building automation, se mi parli di schermi solari, tende solari, stiamo parlando di... No, è quel discorso di prima, che volendo
possa andare ad attingere anche all'intervento di schermature solari. Ok, sì, sì, quel discorso che abbiamo detto potrebbe andare in, sì, l'abbiamo chiarito anche prima, potrebbe rientrare in quella casistica, ok. Non avevo capito la domanda, ok. Altra domanda sul superbonus, Nicola, un po' in generale. Sì, sì, sì. Renato Marozzo, per un non titolare di reddito IRPEF, è possibile tramite la cessione del credito usufruire del 110? Sì, però attenzione, non titolare di reddito. Se lui ha già in proprietà, questo è stato chiarito più volte, forse ancora in dubbio, ovviamente un reddito deve averlo, magari non è un soggetto tenuto, immaginiamo, se si è proprietario di un immobile, già il fatto che quell'immobile abbia una rendita catastale, magari non ci pago l'IMU perché è la mia abitazione principale, quindi non verso IRPEF, ma nel momento in cui ho una rendita, di fatto sono già un titolare di reddito, quindi già il fatto che io abbia la proprietà di un immobile per poter effettuare i lavori, in quel caso sì. Se poi non sono fiscalmente residente, ci sono dei casi estremi, in alcuni casi bisogna fare attenzione su questo, però proverei comunque a consultarmi con il commercialista che poi mi dovrà fare la cessione del credito, il CAF, quindi mi confronterei comunque con un esperto contabile per verificare la mia personale posizione, fermo restando che c'è un'apertura, cioè i limiti sono abbastanza ampi, nel senso che si rientra facilmente nelle condizioni di beneficiare in tal senso, quindi dovrebbe essere così, però chiaramente va valutata la condizione specifica. Allora, Nicola Laureri vorrebbe fare una domanda direttamente all'ingegnere Massimo Valeri. Chiede, è possibile far rientrare i contabilizzatori di energia per i singoli appartamenti nei massimali della termoregolazione per singola unità immobiliare? Allora, dipende di che cosa stiamo parlando. Nel senso che se si parla di unità di abitazioni unifamiliari, questo è possibile, quell'elemento diventa un elemento per andare a contabilizzare. Se si parla di un condominio, perché nel condominio il sistema di contabilizzazione è obbligatorio e lo prevede una legge diversa, quindi non è possibile andare a far rientrare nel superbonus un sistema di contabilizzazione condominiale. Dico di più, e qui vorrei che lo teneste con attenzione. Voi sapete bene che per la realizzazione dei sistemi di contabilizzazione il decreto legislativo 102 del 2014 prevedeva delle deroghe, quindi era possibile attraverso la relazione di un tecnico, esatto, dimostrare la non convenienza tecnico-economica dell'intervento. Benissimo. Allora, se si vuole accedere al superbonus 110 in un condominio per la parte domotica, la funzione contabilizzazione deve per forza essere realizzata, quindi quella deroga non vale. Se io voglio far intervenire la parte super bonus, cioè se voglio prendere il super 110 per la parte domotica anche negli appartamenti, il sistema di contabilizzazione deve essere per forza, anche se esiste una relazione che non ne rendeva obbligatoria la realizzazione. Quindi va realizzato a priori, cioè deve esserci. Deve esserci. Chiaro. Perché gli scopi ovviamente sono diversi, quindi deve essere. Chiaro, chiarissimo, sì, sì. Chiarissimo. Ok, vado avanti allora. Michele Doppio chiede, esistono dati sui costi di manutenzione per questi impianti? Si intende su manutenzione successiva? Penso di sì. Ma allora, se la domanda diciamo era un po' più, diciamo viziata da pensare se si rompono questi oggetti nel tempo, intesa in quel senso lì, la mortalità di oggetti elettronici è la mortalità degli oggetti elettronici, nel senso o si rompono normalmente subito o altrimenti, proprio perché normalmente in questo campo si utilizzano strumenti di tipo solido, durano nel tempo. Poi può capitare il guasto, può capitare il problema, ma questo può capitare non solo in ambito di domotica, può capitare in ambito impiantistico in generale. Quindi non è che ci sono delle casistiche ad hoc legate al mondo della domotica. Però posso dire una cosa al contrario. La cosa positiva sotto questo punto di vista di questi sistemi è che permettono un tipo di manutenzione innovativa, tra virgolette,
E sotto questo punto di vista, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, il Covid ce l'ha fatto capire. Perché io personalmente, per esempio, come system integrator, in questi anno e mezzo, due anni da in cui ho fatto tanto smart working, sono intervenuto su tanti impianti senza spostarmi dalla mia sede di casa e dalla mia poltrona. Quindi in realtà ho ottimizzato la manutenzione e la gestione di questi miei impianti. E il fatto di andare a mettere intelligenza all'interno degli impianti permette di gestire al meglio la parte di manutenzione. Faccio una piccola osservazione, visto che oggi il tema principale è la 15232, ricordo anche che la 15232 non è soltanto presente nel 110, non è soltanto presente nel decreto dei requisiti minimi del giugno 2015, non è soltanto presente in quello che era il conto termico 2.0, ma è presente anche nei CAM, perché nei criteri ambientali minimi, che normalmente fino ad oggi hanno toccato principalmente la pubblica amministrazione, non diciamo, gli utenti finali, non a caso ritengono sistemi in classe A favorevole all'utilizzo di sistemi in classe A, perché questi vanno a aumentare ed efficientare tutto il sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi impiantistici. Tradotto, io ho un ufficio in una struttura pubblica formata da tanti ambienti, se l'impianto non è intelligente la ditta è obbligata ogni tot a venire a controllare se il sistema è a posto. Questo comporta muoversi, viaggiare, spostare persone, deposti, eccetera, eccetera. Ma se io ho un dato che mi dice che l'impianto non sta funzionando o sta funzionando, io fino a quando non so che non sta funzionando non mi muovo. Oppure posso creare delle logiche che mi danno un allarme predittivo di quello che potrebbe accadere. Il classico, le lampade normalmente hanno un numero di ore di targa di utilizzo, io posso impostare visto che ho le informazioni di numero di ore di utilizzo, posso impostare delle soglie sul quale monitorizzo l'uso delle lampade e arrivate ad una certa soglia comincio ad avvisare la ditta di manutenzione che magari comincia a ordinare le lampade, comincia a organizzarsi per la manutenzione e fissa un solo viaggio per venire a cambiarle tutte. Chiarissimo. Ottima considerazione, davvero. Molto interessante. Vado avanti. Sì. Allora, Igor chiede, in merito al 110%, rientrano anche l'eventuale ristrutturazione dell'impianto elettrico ristrutturato applicando la building automation? Attenzione. Allora, io mi permetto di fare un'osservazione, vediamo se è giusta, anzi chiedo anche magari a Nicola di darmi supporto in questo. Se io faccio contestualmente al 110 il sisma bonus, yes, e per esempio faccio una demolizione e ricostruzione, io nelle, sì, spese del sisma bonus posso mettere tutti gli impianti che ho demolito. Sì, è così, perché ricordiamo che vige quello che è il principio del carattere assorbente della detrazione. Nel momento in cui c'è un intervento necessario, quindi necessario per il sisma bonus, che è agevolato dal 110, quindi in questo caso il sisma bonus, appunto, l'intervento sulle strutture, per qualche modo ad esempio dovrò demolire e ricostruire, l'intervento che ha un carattere minore, un rango inferiore a livello legislativo, ricordiamoci rapidamente che l'ordine degli interventi edilizi sono la manutenzione ordinaria, straordinaria, tralasciamo per un attimo il recupero e il risanamento, la ristrutturazione, la nuova costruzione. Nel momento, la nuova costruzione leviamola perché non rientra negli interventi agevolati, quindi parliamo di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione. Ovviamente ricordiamoci che nella ristrutturazione rientra anche la demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento di volume, anche con variazione di sagoma e sedime. Ok. A questo punto, se un intervento, quindi di rango superiore, può godere di un beneficio fiscale, qualsiasi esso sia, e per il completamento di questo intervento sono necessari interventi di rango inferiore che da soli non sarebbero agevolabili, l'esempio è la manutenzione ordinaria,
la pitturazione di una parete, immaginiamo, la pitturazione di una parete in un edificio unifamiliare, manutenzione ordinaria, non è mai agevolabile da sola, ma si rientra nell'ambito di un intervento più importante e in qualche modo assorbita. Quindi se questo intervento è collegato all'intervento principale, è assorbito. Quindi giustamente, come diceva Alessio, se io devo demolire una parete che contiene l'impianto elettrico, ma anche quello idrico ci aggiungerei, quindi a livello impiantistico, gli impianti che sono collegati a quello specifico intervento, ovviamente il rifacimento può usufruire del beneficio, quindi in qualche modo è trainato, chiamiamolo così, viene inglobato nello stesso intervento principale di rango superiore. Quindi la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione assorbono anche gli interventi di rango inferiore. L'esempio pratico è quando devo demolire anche una ceramica, un pavimento per il passaggio di tracce, ovviamente il rifacimento del pavimento con le fughe e tutto il resto sarà assolutamente agevolabile. Quindi quello che diceva Alessio è assolutamente vero, è così. Tra l'altro l'Agenzia delle Entrate l'ha più volte spiegato, basta cercare carattere assorbente della detrazione ed è assolutamente così. Ricordiamoci che in qualche modo lo Stato è tutelato dai massimali, perché ovviamente poi nei 96.000 euro del sisma bonus dovrò far rientrare tutto questo, che poi non è così semplice, però è chiaro, quello che ha detto Alessio è assolutamente così. Vado avanti. Leonardo Magistro chiede, posso raggiungere la classe B solo per il servizio di riscaldamento e non per ACS e climatizzazione ed accedere comunque al beneficio del superbonus 110? Questo sembrerebbe di sì, nel senso che nel decreto c'è scritto specificatamente riscaldamento o raffrescamento o ACS. ACS. Quindi, ovvio che se però io nel contesto faccio anche il rifacimento del condizionamento... Ci devi arrivare anche lì, probabilmente. Devi arrivare anche in quello. Oppure tocco l'ACS e quindi lo rifaccio, a quel punto sono obbligato, ho anche quell'intervento di mezzo e quindi... devo fare anche quello. Io rafforzerei un pochino di più, visto che qui il super bonus chiaramente va a premiare interventi di efficientamento nel momento in cui di efficientamento nell'ambito termico, nel momento in cui io vado a chiedere dei soldi, quindi la copertura del super bonus per il mio sistema domotico, che ho tutte e tre le funzioni, riscaldamento, acqua sanitaria e climatizzazione. Io la interpreto, almeno così era, insomma, confronto comune anche in ambito del VAREDEMEP, io interpreto che debba essere implementata quella funzione su tutte e tre i sistemi. Basta averli. Se io li ho e faccio il sistema domotico, devo implementare quel controllo se voglio un beneficio economico sul sistema domotico. Chiaro, se non ce l'ho, non ce l'ho, cioè se gli oscuranti non ce li ho, non ce li ho. Bene. Se la climatizzazione estiva non ce l'ho, non ce l'ho, e magari, chiaro, sì. Credo sia condivisibile come posizione, credo proprio di sì. Ok, vado avanti con le domande. Silvia Manna, per quanto riguarda la regolazione della mandata ACS, potreste spiegare le funzionalità da raggiungere per arrivare alla classe B? Ma guarda, questo mi sento di dire che siccome penso siamo un po' anche gli sgoccioli dell'intervento, conviene rimandare o alla guida il 30 di giugno o comunque perché servirebbe andare a prendere le singole funzioni, gli schemi, eccetera. Sì. No, ma tra l'altro Massimo prima ha spiegato un po' quali erano le condizioni. Allora, anche magari in realtà è una cosa, tecnicamente è una cosa, cioè non c'è regolazione di mandato della CS, nel senso che l'acqua calda sanitaria, voi come tutti sappiamo, l'acqua calda sanitaria ha una sua regolazione anche normativa, non può superare certi valori, la temperatura dell'acqua, eccetera. E il generatore di calore, così come genera calore per il riscaldamento, genera calore per scaldare il boiler dell'acqua calda sanitaria. Quindi la regolazione di mandata sta lì, non sta nell'acqua calda sanitaria. Per il super bonus il sistema di acqua calda sanitaria deve essenzialmente avere una funzione che è quella della lettura dei consumi, essenzialmente. Tra l'altro io vorrei cogliere l'occasione, ci stavo pensando prima,
di farvi una proposta. Abbiamo parlato prima della guida ANIE, che sicuramente sarà fondamentale, importantissima, e sarà presentata in anteprima il giorno 30, ce l'ha detto prima Massimo. Stavo pensando, magari ci organizziamo proprio con Massimo, Valeri e Alessio Vannuzzi, eventualmente dopo l'uscita di quella guida potremmo immaginare di fare un incontro come questo, andare a commentare la guida, quindi a mostrarla proprio ai progettisti che ci stanno seguendo oggi e magari rispondere anche a qualche domanda per loro. Che ne pensate? Sì. Io credo che sia di utilità per i nostri spettatori, perché come vedo le domande sono tantissime, tra l'altro, come ci ha detto Alessio, siamo gli sgoccioli, credo che ne faremo al massimo un'altra, però veramente credo che sia una buona cosa, tra l'altro anche oggi, lo ammetto, ho capito tante cose, quindi credo che sia veramente una grande opportunità anche per i nostri spettatori. Io concordo, Nicola, anche perché sarebbe proprio il proseguimento naturale di questo. Naturale, di questa anticipazione. La città siete molto nel tecnico, esatto. Quindi, ecco, quindi sarebbe uno step successivo. Infatti io speravo che fosse uscita prima di questo webinar, però essendo uscita dopo, ecco, abbiamo come dire, il pretesto per riorganizzarci, magari in tempi molto rapidi, in maniera molto snella e flessibile, e lanciare un nuovo appuntamento con i nostri ospiti. Quindi affare fatto. Com'è? Abbiamo fatto l'aperitivo intanto. L'aperitivo, esatto, lì faremo la cena, esatto. Quindi affare fatto. Prendiamo l'impegno, dai. Sì, lo farò con piacere. Ci prendiamo l'impegno di farlo. Sono convinto che sarà molto gradito dai nostri spettatori. Chiara, l'ultima. L'ultima, sì. Allora, lo studio Vannini. Sostituendo la caldaia con una ibrida, è sufficiente il termostato evoluto che legge le ore di funzionamento dell'impianto per rientrare nei parametri richiesti dal Superbonus? No. Come spiegava Massimo prima, ci deve essere integrazione, quindi dialogo in tutta la filiera del sistema termico, quindi generazione, distribuzione e emissione. Faccio un esempio per far capire meglio ancora. A me mi è capitato un cliente che mi ha chiesto se rientrava nel 110 in classe B, dove aveva sia un sistema di emissione intelligente con termostato intelligente, applicazione e tutto quanto, aveva una caldaia formidabile che a sua volta aveva un'applicazione che gli mostrava tutti i dati di caldaia, eccetera, eccetera, ma essendo, per capirsi, due sistemi fini a se stessi, quindi che non scambiavano informazioni tra di loro, in realtà, pur essendo intelligentissimi entrambi, non rispettavano la classe B della 15.2, perché non c'era dialogo e scambio di informazioni tra le due parti di sistema. Quindi non è più sufficiente, come era nel 65% prima del decreto dell'agosto 2020, il termostato intelligente. È proprio lì che dico che finalmente hanno dato un peso normativo anche all'intervento di Building Automation, imponendo la classe B. Chiarissimo. Bene, a questo punto tra l'altro ho letto rapidamente i commenti e vedo che anche i nostri spettatori sono contenti di questa promessa che abbiamo fatto e ci ringraziano, quindi speriamo di farla quanto prima, aspettiamo il 30, poi ci organizziamo con Alessio e Massimo e mi farebbe piacere veramente riavervi entrambi in modo da poter commentare la guida e dare qualche risposta ai nostri tecnici che ci stanno seguendo. Io con questo vi ringrazio ancora una volta per le vostre preziose informazioni, per le vostre interessanti esposizioni e relazioni. Ricordo che le vostre slide saranno a disposizione di tutti e tra l'altro lì potrete avere anche i riferimenti di Massimo e di Alessio. Con questo vi ringrazio, grazie Massimo, grazie Alessio. E grazie, vi do appuntamento. grazie, quindi ci teniamo in contatto per riorganizzare il prossimo in tempi, insomma, a stretto giro, va bene? Esatto. Noi ringraziamo te Nicola, Chiara e ovviamente H Software e grazie, noi siamo qui come partner anche per supportarvi, ecco, nel fare un po' di divulgazione e chiarezza su questi argomenti. Sì, infatti. Ok, allora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro. Chiara, ricordiamo il 6 luglio, la regia mi conferma il 6 luglio, appuntamento in quella data e magari poi cercheremo in quella data stessa
vi daremo eventualmente il nuovo incontro con Massimo Ad Alessio per commentare la guida e rispondere ai vostri quesiti. Con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti. Ciao. Buon pomeriggio, ciao. Thank you.
e dacce stamana.